Benvenuti a Domenica Sport, cari amici di Telemolise, benvenuti a quest'altro appuntamento con la nostra trasmissione di bandiera, naturalmente a livello sportivo, trasmissione che è irradiata anche, come vi dirà tra poco Annalisa Ciarlante, anche in Abruzzo e nel Lazio, compresa Roma. Allora, per ricapitolare brevemente del campionato di Serie D, ha pareggiato il Campobasso, partita rocambolesca, proprio all'ultimo secondo il pareggio dopo aver rischiato davvero tanto sui contropiedi, sulle ripartenze del Chieti, però alla fine è venuto un buon punto per la squadra rosso-blu, mentre il Termoli è stato battuto in casa da Alfano e l'Agnone ha perso a Civitanova Marche. A proposito del Termoli, c'è da registrare, ci sono da registrare le dimissioni del presidente Nicola Cesare. Le abbiamo apprese proprio in questo momento, dovremmo avere anche un contributo di circa un minuto, dichiarazioni a caldo dopo la partita di Nicola Cesare. In eccellenza volano l'Isernia e la Gioventù Dauna e poi avremo modo di vedere tutti i risultati, naturalmente non soltanto di questi campionati, ma un po' di tutto quello che è accaduto a livello sportivo nella nostra regione in questa domenica di ottobre. Parleremo anche della Su e Giù, l'appuntamento l'abbiamo già anticipato in settimana, è per il 9 novembre, anche quest'anno grande attesa per la 41esima edizione di questa manifestazione ideata 41 anni fa dal gruppo sportivo Virtus di Campobasso. Allora, presento Annalisa Ciarlante. Buonasera Annalisa. Buonasera direttore, buonasera a voi tutti che come ogni domenica ci seguite da casa. Un saluto ai nostri ospiti qui nello studio di Campobasso e ricordo che questa di oggi è la puntata numero 992. Vi ricordo che potete interagire con noi scrivendoci sul nostro numero di cellulare che è 331 26 5x2. Altrimenti scriverci anche sulla nostra posta elettronica che è domenicasport@telemolise.com. Vi ricordo che potete seguirci dal Lazio sul canale 749 del digitale terrestre e dall'Abruzzo sul canale 96 del digitale o anche su TV6. E ricordo anche la pagina Facebook di Domenica Sport che da tanto che non la ricordavo. Quindi una buona domenica a tutti e possiamo iniziare. Hai studiato con questa settimana? Ti trovo ben preparata. Ben pronta. Allora, dobbiamo fare, Annalisa, veramente un saluto speciale questa sera, perché c'è un bambino che abita a Termoli, si chiama Francesco Di Maio, che ci vede tutte le domeniche e quindi aspetta questo inizio di Domenica Sport veramente con grandissima ansia. Ecco, noi gli vogliamo veramente un mondo di bene e cogliamo l'occasione proprio per abbracciarlo. E perché no, se capiterà andremo anche a trovarlo a Termoli. Cogliamo l'occasione per salutare anche la mamma Rosalba Salerno e visto che ci troviamo un saluto affettuoso anche al nostro amico Giuseppe Iacovetta. Quindi sì direttore, io mando un bacino a Francesco. Beh, che vale. Sì, con vale, tutto il cuore gliel'ho mandato. Vale molto. Allora, tra poco ci collegheremo anche con le nostre sedi di Termoli e di Isernia, con le nostre redazioni, però intanto andiamo a vedere che cosa è capitato in questa domenica di ottobre, questa domenica ancora calda. Questa ecco è la schedina. Qui sì, partiamo dalla schedina, Atalanta-Parma 1-0-1, Cagliari-Sampdoria 2-2x, Verona-Milan 1-3-2, Palermo-Cesena 2-1-1, Torino-Udinese 1-0-1, Inter-Napoli e Bari-Avellino sono posticipate, come anche Casertana e Barletta e Feralpisalo e Cremonese, mentre Pisa-Grosseto 0-2-2, Vicenza-Sud Tirol 1-0-1, Venezia-Novara 1-2-2, Savona Sant'Arcangelo 2-0-1, Juve Stabia, Lecce 0-0x. Ed ora possiamo passare alla classifica della Serie A.
In vetta alla classifica ancora Juventus con 19 punti, Roma 18, Sampdoria 15, Milan 14, Udinese 13, Lazio 12, Verona 11, Napoli 10, Fiorentina 9, a 8 punti Inter e Genoa e anche Torino, Atalanta 7, a 6 punti Empoli, Cesena e Palermo, Cagliari 5, Chievo 4, Sassuolo anche 4 e chiude Parma con 3 punti. Ed ora invece possiamo vedere la Serie B e partiamo dai risultati. Bari-Avellino è da disputare, Bologna-Varese 3-0, Brescia-Provercelli 2-1, Carpi-Latina 2-1, Cittadella-Entella è da disputare, Frosinone-Modena 2-0, Lanciano-Perugia 1-0, Spezia-Catania 1-1, scusate, Spezia-Catania 3-0, Ternana-Livorno 0-4, Trapani-Crotone 3-1, Vicenza-Pescara 2-1. Ed ora possiamo vedere anche della Serie B la classifica. Frosinone apre la classifica con 18 punti, Livorno e Bologna 17, Avellino, Carpi, Perugia e Trapani 15 punti, Lanciano 14, Provercelli e Spezia 13, Bari 12, Modena 11, Ternana 10, Brescia e Vicenza anche 10 punti, Pescara 9, Cittadella e Varese 8, Latina 7, Catania e Crotone 6 e chiude la classifica di Serie B Entella con 5 punti. Ed ora invece passiamo alla Serie D e vediamo anche per questa categoria i risultati. A Amiternina Giulianova 0-0, Campobasso Chieti 2-2, Celano Recanatese 1-3, Civitanovese Olimpianionese 1-0, Fermana Castelfidardo 1-0, Jesina San Benedettese 2-0, San Nicolò Maceratese 0-1, Termolifano 1-2, Vispesaro Matelica 1-2. Ed ora la classifica anche per questa categoria. Maceratese con 19 punti, Matelica 15, San Benedettese 14, Chieti 13, Campobasso e Civitanovese 12 punti, San Nicolò 11, Fano 10, Recanatese Giulianova 9, Amiternina e Castelfidardo 8, Jesina e Fermana 7, Olimpianionese 5, Celano, Celano 4 punti, Vispesaro 3 e chiude Termoli con 2 punti. Ed ora vediamo l'Eccellenza. Ecco i risultati per questa giornata di campionato: Vairano Roccaravindola 1-0, Gioventù d'Auna Fornelli 5-0, Gamba Tesa Isernia 0-4, Montaquila Venafro 0-1, Roseto Sporting Matese 1-2, Sesto Campano Casalnuovo 2-1, Sant'Eliano Olimpiariccia 3-1, Vasto Girardi Cliternina 1-0. Ed ora invece la classifica della Eccellenza. Apre la classifica Isernia con 16 punti insieme a Gioventù d'Auna, Vairano 13, Vasto Girardi 12, Sesto Campano 11 a 10 punti, Sporting Matese e Venafro, Casalnuovo 9, Roccaravindola e Olimpiariccia 8 punti, Montaquila 7, Cliternina 6, Sant'Eliana e Gambatesa 4, Fornelli 2 e Roseto e Fermo a 0 punti. Ed ora chiudiamo con la promozione e vediamo i risultati. Frentania, Torre Magliano 2-2, Macchia, San Martino 3-1, Nuovo Vinchiaturo, Ermestoro 0-3, Petacciato, Campo di Pietra 0-1, Pietramonte Corvino, Montenero 0-0, Quercus, Cercemagione, Ripalimosani 1-1, Prata, Life 0-2, Spinete, Castelmauro 4-1. Ed ora la classifica. In vetta alla classifica Spinete con 15 punti, Macchia 12, Campo di Pietra 12, Montenero e Pietramonte Corvino, San Martino e Petacciato 10 punti, Cercemaggiore 9, Alife e Prata 8 punti, Ermestoro, Castelmauro 6, Torre Magliano 5, Nuovo Vinchiaturo 4 e chiudono la classifica a 2 punti, Ripalimosani e Frentania. Va bene, nel corso della trasmissione naturalmente vedrete passare in sovraimpressione anche tutti i risultati dei campionati di prima e seconda categoria, oltre che naturalmente quelli di calcio a 5. Allora, ancora non vedo inquadrate sui monitor di controllo le redazioni di Termoli e di Isernia, però ci colleghiamo senz'altro con Maurizio Sabelli, che è direttore sportivo dell'Olimpia Agnonese. Buonasera Maurizio. Buonasera direttore, a te chiaramente, ai tuoi telespettatori, i graditi ospiti che sono allo studio. Bene, allora è arrivata questa sconfitta, io ti ho seguito un po' nel pomeriggio durante il programma A Tutto Campo, ci sei rimasto un po' male anche perché l'Agnone stava giocando abbastanza bene. Sì, diciamo che siamo andati a Civitanova sapendo di incontrare una squadra in ottima salute, soprattutto con un attacco veramente dai nomi impressionanti, però dopo aver visto la partita francamente devo dire che
anche oggi abbiamo fornito una prestazione super, una prestazione che purtroppo ha visto una nostra disattenzione nella nostra area, l'unica disattenzione, devo dire, perché su una rimessa laterale, insomma, una palla che vagava all'interno dell'area nostra, è arrivato Pintori e non ha avuto difficoltà a metterla in porta. Però ripeto, poi c'è stata una grande reazione da parte nostra, un paio di occasioni clamorose sempre con Ricamato e Petrone, che in questo momento veramente stanno dando l'anima, come un po' tutta la squadra, aspettando di risolvere il problema che tutti sappiamo, ecco, di poter schierare, speriamo già da domenica, l'attaccante che abbiamo preso in settimana, e mi riferisco a Ibe Stanley. Chiaramente sapendo che la squadra in questo momento manca di una punta di spessore, di una prima punta che fa salire la squadra soprattutto fuori casa, però ripeto, nonostante tutto oggi c'è stata un'ottima prestazione, è importante vedere che la squadra è viva, la squadra lotta anche su un campo notevolmente grande, quindi anche la tenuta atletica oggi devo dire che è migliorata molto rispetto alle precedenti partite. Ecco Maurizio, domenica prossima, se non sbaglio, è in programma il derby con il Termoli. Poco fa naturalmente abbiamo dato anche la notizia delle dimissioni del presidente Nicola Cesare, ma questo cambia poco per voi, perché voi al Civitelle dovete cercare comunque di conquistare i punti salvezza. Mi dispiace sentire questa notizia da voi, il presidente Nicola Cesare abbia rassegnato le dimissioni, questo purtroppo fa capire che in questo momento fare calcio nel Molise non è assolutamente facile, questo veramente mi addolora come sportivo molisano, per cui è necessario dire quello che sto dicendo. Detto questo, logicamente domenica affrontiamo una squadra con difficoltà come le nostre, purtroppo è uno scontro, come dire, tra virgolette, le squadre molisane che in questo momento non stanno passando un momento facile, un momento bello, però purtroppo domenica sia da parte nostra che da parte del Termoli c'è la necessità assolutamente di prendere questi tre punti. Fare tre punti domenica significherebbe anche aver visto un po' il calendario, domenica prossima le squadre che sono più o meno insieme a noi potrebbe rimetterci in una situazione un attimino più tranquilla, però ripeto, affrontiamo una squadra che come noi ha grosse difficoltà, quindi venderà cara la pelle come dobbiamo farlo anche noi. Speriamo di poter schierare già dalla prossima settimana il nostro attaccante, perché abbiamo visto che in questo momento c'è necessità proprio di avere un finalizzatore per la grande mole di gioco che questa squadra comunque riesce a produrre in qualsiasi campo e con qualsiasi squadra. Mi dispiace perché oltretutto è un amico Nicola Cesare. Mi auguro che non siano dimissioni irrevocabili, speriamo che si possa rimettere a posto anche un po' la situazione a Termoli e di uscire un po' fuori da questa situazione momentanea che ci vede un attimino in difficoltà sia noi che il Termoli. Va bene, grazie a Maurizio Sabelli, naturalmente buon ritorno ad Agnone. Stanno rientrando la squadra dell'Olimpia Agnonese da Civitanova Marche, quindi un in bocca al lupo all'Olimpia Agnonese. Domenica prossima dunque ci sarà questo primo derby stagionale, naturalmente in campionato, perché le squadre già si sono affrontate in Coppa Italia, però primo derby stagionale tra l'Olimpia Agnonese e il Termoli. Allora presento sicuramente gli ospiti che ci hanno raggiunto nel nostro studio di Campobasso, li possiamo inquadrare, eccoli qui. Allora, in rappresentanza del gruppo sportivo Virtus, Laura Palladino. Buonasera Laura. Buonasera a voi e grazie. Complimenti intanto per l'eleganza. Grazie. Vi state preparando? Sì, ci stiamo preparando, i motori sono già caldi e ben rodati. La gara ci sarà il 9 novembre, ma l'organizzazione è lunga ed è partita già da un paio di mesi, quindi ogni lunedì il direttivo si ritrova e si organizza la gara. Stiamo già immaginando tutto nei minimi dettagli. Va bene, poi abbiamo Antonio Russo della SD Sanniti. Buonasera Antonio. Mi dicevi l'attività sta andando a gonfie vele, sì, tanti. Bambini quest'anno. Siamo partiti il primo settembre. Sarà contenta una delle presidenti, Angela Baranello? Contentissima. Sarà molto contenta. Abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 100, abbiamo superato i 100 bambini, 100 iscritti, premesso che siamo soltanto 3 A. Abbiamo iniziato il terzo anno di attività, ci rende molto orgogliosi per questa soddisfazione che abbiamo raggiunto. Certamente, poi saluto e ringrazio il dirigente segretario, insomma, del Campobasso, Campobasso Calcio, io dico, continuo a dire Campobasso Calcio, anche se in effetti si chiama Città di Campobasso, la nuova società, Davide Teti. Buonasera Davide. Buonasera a te, grazie. Proprio in questo primo intervento ci vuoi dare
magari qualche notizia proprio di Matteo Monti, a cui ieri sono state rivolte varie dediche da parte della squadra, da parte della società, anche da parte del pubblico. Sì, vabbè, come ha detto ieri il presidente Giulio Perrucci in conferenza stampa, Matteo sta meglio. Comunque è vigile, è una situazione sotto controllo. Loro so che comunque ci hanno anche parlato, quindi diciamo che dopo lo spavento di lunedì, la situazione, comunque lunedì che poi fino a mercoledì, giovedì non avevamo notizie positive, adesso la situazione sembra che comunque si sta rimettendo e ovviamente la squadra e il pubblico soprattutto hanno più volte voluto omaggiare Matteo, che per noi è uno del gruppo, è uno della famiglia, e ci auguriamo di riaverlo con noi il prima possibile. Sì, ma infatti domenica scorsa durante la trasmissione a tutto campo, poi quando abbiamo mostrato naturalmente da lontano le immagini di quello che stava accadendo in panchina, praticamente abbiamo ricevuto qui a Telemolise, ma veramente non esagero, un migliaio di telefonate, che gente che ci chiedeva, insomma, per cui alla fine noi abbiamo deciso di tenere comunque una linea di informazione, perché ci sembra giusto che, visto che svolgiamo questo lavoro giornalistico, ci sembra giusto che anche, voglio dire, la partecipazione della gente alla fine abbia riscontro, perché tantissima gente ha partecipato come se fosse un figlio, come se fosse un fratello Matteo Monti, perché Matteo Monti è uno che si è integrato benissimo qui a Campobasso, saluta tutti, ragazzo educatissimo, quindi lo conoscono un po' tutti, dal giornalaio al meccanico, alla gente che incontra per strada quando porta a spasso la figlia, insomma, quindi evidentemente c'è stata veramente quasi un moto popolare di sostegno. Sì, vabbè, da parte della gente penso che è normale, perché Matteo è uno dei tanti che si può considerare un campobassano acquisito, quindi è ben voluto da tutti, perché è un ragazzo solare, sempre pronto, insomma, come dicevi tu, lo conoscono tutti, ogni tanto ci scherzano tutti quanti, conosce più gente lui che non magari Minadeo e gli altri campobassani a Campobasso, quindi penso che sia normale che la gente voleva comunque sapere si è stretta intorno a Matteo sperando di ricevere notizie positive. E alla sua famiglia, per fortuna tu ce l'hai date questa sera queste notizie positive. Allora, abbiamo la pagella dell'Olimpia Agnonese. Sì, è pronta e la possiamo leggere subito insieme. La pagella, in collaborazione con Forgione Costruzioni Speciali, realizzazioni di impianti di reti di telecomunicazioni e perforazioni teleguidate, attestazioni UNIAN ISO 9001-2008 e SOA. Biasella 6,5, Rolli 6,5, Litterio anche 6,5, Di Lullo 6, Natalini 6, Maresca 6, Pagliuca 5, Ricamato 7, Saltarin 5, Petrone 7, Gala 5 ed entrato Faggiano con 6,5, Pagliuca 5,5, Pagliuca 5 e Perrotta 6. E qui, direttore, abbiamo anche il marcatore della Civitanovese, che ha segnato al 49esimo ed è Pintori. Pintone. Allora, Laura Palladino, intanto vediamo se la regia ci mette anche qualche immagine della su e giù dell'anno scorso. Festeggiate la 41esima edizione, ma festeggiate quest'anno anche il 55esimo anniversario di fondazione della Virtus. Esatto, quest'anno la su e giù cade nel 55esimo anniversario. E, verrà festeggiato sabato 25 ottobre presso il Palazzo della Cultura, l'ex GIL. L'occasione sarà quella di presentare la gara, appunto di effettuare questi festeggiamenti e di premiare gente di sport molisana e non. E queste sono le immagini della su e giù dell'anno scorso, e nella quale i campobassani e non solo hanno recepito in maniera numerosa l'evento. Quest'anno un gruppo di atleti del Veneto ha già dato la propria disponibilità, e quindi siamo certi che, insomma, anche quest'anno l'affluenza sarà notevole. Molto dipenderà dall'ultimo periodo e soprattutto dal tempo,
perché poi sono le condizioni meteorologiche che influenzano la partecipazione, ma noi siamo fiduciosi perché quasi sempre, anche se la gara capita, scegliamo che capiti a novembre, con l'estate di San Martino, insomma, e il tempo è sempre propizio. Certamente, avete anche una aggiunto qualche bella iniziativa come quella del selfie, ci diceva tuo padre Roberto e anche Carmine Dato, presidente della Virtus, il selfie dei nipotini con i nonni. Sì, perché quest'anno lo slogan della Sue Giù è le radici delle favole e la Sue Giù è dedicata ai nonni e agli anziani in particolare. Pertanto è stato indetto un concorso nelle scuole primarie e secondarie e abbiamo invitato i bambini a fare questo autoscatto eventualmente corredato da un pensiero con i propri nonni. E, al bambino che vincerà il concorso verrà assegnato il pettorale numero 1 e diciamo che il tutto è un'occasione per sensibilizzare l'attenzione dei bambini e non solo, di tutti noi, verso le persone anziane che crediamo abbiano ancora molto da dare ed è ingiusto lasciarli soli, questo è il senso del concorso. Va bene, va bene. Allora, dunque, abbiamo visto la pagella dell'Agnone, ci fermiamo. Sì, ci fermiamo per una prima breve pausa pubblicitaria e ritorniamo subito con voi. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La stagione M2 inizia alla grande, offerte lancio entro il 30 settembre, sconti per nuclei familiari, nuove attività di fitness e nuove forme di abbonamento. Tutto ciò che immagini e anche di più. Domenica Sport. Centro Radiologico Potito, accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale. Riabilitazione ortopedica e neuromotoria con palestra. Idrochinesi terapia con piscina riabilitativa dedicata. Centro di medicina fisica riabilitativa e fisioterapia. Centro radiologico Potito. Campobasso. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77, 335 13 69 756. Liomatic, distribuzione automatica di alimenti e bevande. Info 340 12 12 816. GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi e di impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Agenzia di Paola Biaggi, via Cavour a Campobasso, biglietteria ferroviaria, aerea e marittima, prenotazione vacanze, gestione delle liste nozze per il viaggio dei vostri sogni. Di Paola Biaggi, le vostre vacanze, un nostro problema. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La stagione M2 inizia alla grande, offerte lancio entro il 30 settembre, sconti per nuclei familiari, nuove attività di fitness e nuove forme di abbonamento. Tutto ciò che immagini e anche di più. Ci siamo? Sì, ci siamo. Puntata numero 992 in diretta dagli studi di Telemolise. Adesso vedremo il servizio del Campobasso. Però privilegiamo la diretta, andiamo un attimo a Termoli dove vedo già inquadrato nel monitor di controllo Pino Somma. Buonasera Pino. Buon pomeriggio direttore, dal rientro dal Gino Cannarsa, giornata movimentata, altamente movimentata al Gino Cannarsa, sono arrivate anche le dimissioni di Cesare, è stata una giornata frenetica, a fine gara dopo la sconfitta è arrivata con il Fano, il massimo dirigente termolese, è stato invitato dai supporter giallorossi fuori dal recinto del Cannarsa a un faccia a faccia, è stato un faccia a faccia tra virgolette pacifico, nel senso che c'è stato un confronto verbale fra
il massimo dirigente del Termoli e i tifosi, quelli della curva della formazione giallorossa. Un faccia a faccia che poi è sfociato con il rientro al Gino Cannarsa con Cesare che ha inveito contro il gruppo Gente di Mare, invitandoli a comportarsi in modo più corretto. Poi alla fine il presidente del Termoli si è calmato un attimo dopo la sparata post-gara, si è calmato ed è stato ai nostri microfoni, abbiamo registrato delle dichiarazioni importanti che noi stiamo cercando di mettere insieme per farveli ascoltare in diretta, delle dichiarazioni arrivate proprio tardi nel post partita. Morale della favola, Cesare ha deciso di lasciare, ha dato 3 giorni di tempo ai dirigenti, alla città soprattutto e alla società di riorganizzarsi per guardare avanti. Mercoledì lui ramificherà ufficialmente le sue dimissioni, non parlerà più del Termoli Calcio, lascerà il tutto. Avremo anche il riscontro in studio con il direttore sportivo Enzo Agliano, che chiarirà anche qualche passaggio importante di questa fase. Morale della favola però che il Termoli è ultimo in classifica con solo 2 punti, è arrivata l'ennesima sconfitta. Eccolo qua, buonasera Enzo Agliano, è arrivata l'ennesima sconfitta, quella che probabilmente butterà nello sconforto l'intera città. Adesso veramente il baratro sembra vicino in casa Termoli. A più tardi per avere i risvolti filmati di quello che è successo in questa incredibile giornata calcistica. Va bene, allora io già l'avevo detto, perché tu mi avevi avvisato delle dimissioni di Nicola Cesare. Colgo l'occasione per salutare Enzo Agliano, perché lo ringrazio, perché metterci la faccia, soprattutto quando si perde, insomma è sempre difficile. Quando si vince sono tantissimi a salire sul carro dei vincitori, ma metterci la faccia quando si perde è veramente difficile. Quindi grazie ad Enzo Agliano di essere qui. Naturalmente dobbiamo parlare un po' tutti, avremo tanti servizi, quindi con grande senso cerchiamo di essere concisi tutti quanti. Però ti saluto Enzo, buonasera a te. Buonasera a voi. Allora, aspettando questi servizi del Termoli, andiamo a vedere che cosa è successo invece a Selvapiana. Vediamo il servizio. Partiamo dalla fine, dal 93esimo, il 2-2 di Di Gennaro e il tripudio di Selvapiana e di una Curva Nord Scorrano che impazzisce letteralmente. Un Campobasso coriaceo e fortunato riprende il Chieti, che si mangia le mani per una vittoria svanita nel recupero che i teatini avrebbero meritato. Super il portiere Conti nel Campobasso, Esposito ed Orlando nel Chieti danno confidenza al pallone. Si gioca davanti a 2.000 spettatori, un centinaio provenienti da Chieti, davvero imponente la cornice di pubblico a Selvapiana. Il pensiero è costantemente rivolto a Matteo Monti, le cui condizioni vengono definite buone dalla società rossoblu. Subito Chieti in avanti al secondo angolo e colpo di testa di Cucinotta con deviazione di un rossoblu, prima sul palo, poi fuori. Dal corner che ne nasce, battuto da Esposito, finta e colpo di testa in rete da parte di Vano. Teatini avanti dopo pochissimo dall'inizio. Il Campobasso patisce un po' il contraccolpo dopo lo svantaggio. I rossoblu si fanno vivi in area abruzzese al quarto d'ora. Imperioso lo stacco di Miani su cross di Dragone, la traversa a impedire il pari rossoblu. Il Campobasso stenta abbastanza al 24esimo, tiro cross di Pani, schina, schiaffeggia la sfera per neutralizzare. Il Chieti è squadra davvero temibile che predilige verticalizzare. Al 25esimo è pescato troppo bene Prinari, ma un super Conti evita il raddoppio. Al 27esimo palla bucata da Nicolai, Orlando può fuggire verso la porta, la conclusione finisce sull'esterno della rete. Il Chieti gioca meglio del Campobasso. Al 31esimo la mazzata del 2-0 è servita da Orlando a Del Grosso, cross perfetto per la testa di Esposito che colpisce e segna nella beata solitudine dell'area di rigore rossoblu. L'ex di turno si toglie la maglia e viene ammonito. Farina fa riscaldare tutta la panchina, il pubblico non fa una grinza e continua a tifare incessantemente. Al 34esimo tiro sporco di Di Gennaro con la palla che si perde fuori. Non è un buon Campobasso quello del primo tempo, ma i lupi riescono comunque a rimettersi in gioco. Al 43esimo palla scodellata da Pani, schina, frana su Todino e calcio di rigore comandato da Cavallina di Parma, solo giallo per l'estremo teatino. Si perde tempo prima della battuta anche perché i due giocatori rimangono infortunati. Implacabile dal dischetto Miani, è 2-1, giochi riaperti alla fine del primo tempo. Il Campobasso trae linfa vitale dalla chiusura della prima frazione. Con le immagini siamo nella ripresa dopo 5 minuti
minuti Farina decide l'ingresso di Fazio per Marinucci Palermo, che non era al top della condizione. Il giocatore neoentrato spedisce subito il pallone di poco fuori. Buona l'iniziativa da parte di Fazio. Al nono Esposito semi nel panico nell'area di casa davanti a Conti, viene ipnotizzato dall'uno di casa. Qualche secondo dopo in area Nicolai tocca il pallone per anticipare l'avversario. Conti evita un clamoroso autogol, l'azione continua e Nicolai commette fallo su Orlando. Rigore e giallo per il difensore di Farina. Dal dischetto è straordinaria la parata di Conti sul tiro di Vitale. In costante apprensione la difesa di casa, al quarto d'ora Scudieri perde palla. Orlando va verso la porta, ancora su per la risposta di Conti. Un po' tardivo il Campobasso in attacco, che deve recuperare il risultato. Al diciottesimo sinistro di Todino, pallone sul fondo. Esposito fa girare la testa al Campobasso. Al diciannovesimo fa tutto il campo prima di spedire il pallone al lato. Rammarico per Todino al 34esimo, quando la punizione da buona posizione sorvola la traversa. Il Campobasso chiude con i crampi di Scudieri e Cianci, due giocatori quindi a mezzo servizio. Intorno al 40esimo tiro a giro di Corvino, neo entrato nel Chieti, le dita di Conti per la deviazione in angolo. Al 41esimo lancio dalle retrovie, occasionissima per Miani, opposizione di schina, poi fallo sul portiere teatino. Al 44esimo servizio di Esposito per Corvino, tempista Conti nell'anticipo. Al 90esimo solo Chieti in area, da Esposito a Orlando, super Conti, nega la goleada abruzzese, ma davvero grandissima occasione per la squadra di Ronci. Quando sembra matura la vittoria teatina, ecco il felicissimo finale per il Campobasso. Siamo al 93esimo, Todino taglia da sinistra, la traiettoria è sporcata di testa da Di Gennaro e il 2-2 definitivo. La Nord Scorrano esplode per la festa. Per il Campobasso il pareggio equivale ad una vittoria. Farina ammette che la sua squadra tecnicamente avrebbe meritato di perdere. Ronci non si capacita della mancata vittoria. Mercoledì si torna in campo a Recanati, da registrare dopo la partita le intemperanze di alcuni tifosi abruzzesi, che pensano bene di danneggiare alcune auto in un parcheggio antistante lo stadio di Selvapiana. Episodi da stigmatizzare. Allora, devo dire una cosa, poi vediamo anche l'intervista. Questo fatto di 100, perché credo che erano 100, quanti erano i tifosi al seguito del Chieti? Centinaio? 90 paganti. Quindi. 90 paganti. 90, allora, se le forze dell'ordine veramente non riescono a tenere a bada 90 persone che arrivano da Chieti e praticamente questi sfasciano, perché questo è il termine, danneggiano, se vogliamo usare un termine più giuridico, le macchine di tifosi campobassani, siamo veramente al paradosso. Io questo lo devo dire perché ho visto un grande schieramento, sono passato insieme ad alcuni amici subito dopo la partita, grande schieramento, cellulari, polizia, cioè poi non si è riusciti veramente a bloccare 90, non dico 9.000, 90 persone, cioè secondo me c'era un rappresentante della forza dell'ordine per ogni tifoso del Chieti e questi hanno sfasciato le macchine dei campobassani, quindi questo va detto perché mi sembra il minimo. Saluto anche Gianni Bruno che ci ha raggiunto qui in studio. Buonasera Gianni. Buonasera a voi, buonasera. Allora, mi dicono dalla regia di Termoli, ecco, se dobbiamo, lo so che stavamo parlando del Campobasso, ma abbiamo un minuto, proprio 60 secondi, il contributo dell'intervista al presidente Nicola Cesare. Vediamo. Che da anni non vedeva il calcio vero. Io quest'anno non volevo iscrivere la squadra e lo sanno, non gli organi di stampa, le mie interviste e tutti quanti gli altri, su promesse inutili purtroppo anche di tanti dirigenti che mi stavano vicino, che oggi hanno avuto pure il coraggio di non presentarsi allo stadio, e sono loro che mancano, non il sottoscritto. E nei momenti di difficoltà invece di restare così creano problemi, per cui siccome io non sono più desiderato, non dai tifosi, dove 20 mi contestano anche correttamente, insomma, quando non arrivano i risultati è pure corretto che ci sia la contestazione, ma credo che il resto della città sa perfettamente quali sono stati i sacrifici miei, della mia famiglia e delle mie aziende. Quindi siccome componenti del direttivo, nonché il settore tecnico, pensa diversamente da me, sebbene non ho avuto il coraggio di avere un confronto col sottoscritto, vi dico che io sono dimissionario da stasera sicuramente. Parlerò con la squadra dopo mercoledì, perché ho fatto grandi sacrifici anche per trovare qualcuno interessato su un progetto serio ad acquisire la società. Speriamo che dopo questa giornata, purtroppo un'altra sconfitta, ci sia la possibilità di ingresso di nuova linfa e che prenda il mio posto. Io comunque, il mio percorso era già finito a giugno, l'ho fatto semplicemente per il bene della città, ho riscritto la squadra con i miei soldi personali e non con i soldi di altri, e quindi credo che ognuno
si prenderà le sue responsabilità, io mi prendo le mie e quindi sono dimissionario. Il Termoli Calcio ci penserà qualcun altro da domani. Non da presidente, ma da futuro tifoso del Termoli. Che fine farà questa squadra? Ritorno al tema. Se noi restiamo coesi, indipendentemente da chi sarà il presidente, la squadra si salva. Se come sempre si vive di pettegolezza, oltretutto senza metterci un euro, da ministro senza portafoglio, andando a fare soltanto pettegolezzo in giro, invece di girare a trovare i soldi, a darsi da fare, credo che la squadra avrà poco futuro e anche per i nuovi soci. Siccome i nuovi soci mi sembrano persone serie, chiaramente io rispondo delle mie azioni e di quelle degli altri, se decideranno di prendere la società, in settimana si chiuderà il tutto, altrimenti vuol dire che pagheremo le trasferte e i pullman per finché potremo, ma sicuramente non con me presidente. Va bene, abbiamo sentito questo contributo, parole, credo, vero Antonio Russo, inequivocabili. Certo, è stato molto chiaro, ha detto quello che pensava, cioè, non era rivolto ai tifosi che lo contestavano, ma da quello che ha detto c'era una spaccatura a livello societario, cioè, si tira indietro perché non vede più chiarezza per quanto riguarda i suoi soci che dovrebbero essere i propri collaboratori. Ha nominato anche il settore tecnico della squadra che ormai non, da quello che ho capito c'è una netta spaccatura. Va bene, allora ieri è andata bene Davide? Bene sì, perché comunque non è stata, anzi è stata sicuramente la nostra peggior partita. È anche vero che di fronte non è che giochi da solo, di fronte comunque ci sono gli avversari di ieri, a detta di tanti addetti ai lavori, e il Chieti è una delle squadre favorite per la vittoria del campionato. Secondo me ci sono stati alcuni errori, vabbè, sicuramente prendere il primo gol subito dopo due minuti fa cambiare tutto, perché comunque il Chieti è una squadra che ha i tre davanti che sono tre velocisti, insomma tre giocatori che in contropiede ti fanno male, noi li dovevamo aspettare, invece siamo stati costretti ad inseguire subito, ad attaccare subito, è normale che poi il Chieti, soprattutto nel secondo tempo, ti fa male in contropiede. Poi abbiamo preso anche il secondo gol e poi soprattutto il secondo tempo, dopo il gol di Miani, dovevamo forse rientrare con un piglio diverso, invece comunque abbiamo sofferto soprattutto, ripeto, le numerose ripartenze del Chieti a campo aperto, perché comunque eravamo sbilanciatissimi per cercare di pareggiare. Allora, detto che secondo me il Chieti è una squadra che si trova meglio fuori casa che in casa, perché c'ha delle frecce molto, però insomma io continuo a dire, infatti, i risultati migliori li ha fatti fuori casa, infatti insomma io l'ho vista ieri pomeriggio, quindi posso dirlo con certezza questo, però insomma il problema a mio avviso è anche tattico, perché evidentemente lo stiamo dicendo da un po' di tempo. Si gioca con due centrocampisti effettivi a centrocampo, difficile insomma che i centrocampisti possano fare una bella figura. L'ho detto qua un mese fa a Mario Oriente, poi è risultato evidente anche nella partita di ieri. Difatti dicevi bene tu, si è giocato insomma male, molti hanno giocato male nel pomeriggio di ieri. Ora è andata bene e va bene. Quando va bene siamo tutti contenti, anche perché sinceramente mi accusano un po' da tutte le parti che faccio il tifo per il Campobasso. Io vorrei rispondere a queste persone che ogni tanto mi dicono: tu fai il tifo per il Campobasso, cioè se è reato questo ditemi, cioè io conduco questa trasmissione, però che in cuor mio la prima squadra del Molise, voglio dire a livello proprio di emozione, sia il Campobasso, poi vengono tutte le altre, perché chiaramente difendiamo sempre la nostra regione, però non mi sembra che questo sia francamente un reato. Allora abbiamo un episodio qui, Gianni? Sì, per la cronaca il Chieti ha fatto 8 punti fuori casa e 5 in casa, quindi la statistica che dicevi tu Davide è assolutamente corretta. Allora sì, l'episodio del 43esimo del primo tempo, quando c'è un pallone scodellato da Pani, ecco vedete in area di rigore ci sono tanti uomini. Questo è il calcio di rigore dato al Campobasso. Il calcio di rigore dato al Campobasso, 43 primo tempo. Allora, in questo preciso istante c'è Todino che si lancia verso il pallone che viene toccato dal portiere Schina del Chieti. Todino riesce ad evitare il numero 2 del Grosso e in questo momento il direttore di gara, ecco, dopo questo contatto è indotto a segnalare senza esitare minimamente il calcio, ecco lo vediamo anche in maniera frontale, il calcio di rigore in favore del Campobasso. C'è lo schiaffo del pallone dato da Schina, ma contestualmente non si può negare, perché lo dicono proprio le immagini in maniera chiarissima, il contatto con Todino. Vabbè, è chiaro che questo si dice tante volte anche quando vediamo gli episodi della Serie A,
Cioè, il problema è se è rigore o no, perché poi è chiaro che non ti puoi smaterializzare, poi finisce addosso, voglio dire. Allora, rigore e giallo per il portiere del Chievo. Ok, allora andiamo a Termoli, anche perché Enzo Agliano ha visto la partita di ieri. Per te Agliano, questo è calcio di rigore oppure no? Già ieri avevo avuto l'impressione che non fosse calcio di rigore, adesso guardando le immagini ho ulteriore conferma. Quindi per te non era calcio di rigore? Per me no. Pino Somma? Anch'io sono d'accordo con Enzo, per me non è calcio di rigore. Andiamo qui, allora chiediamo a prima Antonio Russo. La concessione è un po' generosa, no, non era rigore. Per te non era rigore. Laura, tu sei sportiva da sempre, quindi lo puoi esprimere un parere anche calcistico. Sì, non mastico granché di pallone, ma non credo fosse un calcio di rigore. Perché sostanzialmente credo che sia Agliano, sia Gianni, il problema è che ha colpito, si vede soprattutto nell'immagine. C'è lo schiaffo del primo al Davide Teti? Vabbè, io sono di parte, quindi che devo dire? Secondo me, di parte puoi dire? Secondo me il rigore ci può stare, perché comunque il portiere ci avvalanga, cioè lo prende in pieno. Poi è anche vero che la palla ha già passato Todino, quindi c'è sempre questa come si dice, questa idea che se il pallone non lo può prendere, anche se è fallo, comunque non è calcio rigore. Secondo me comunque il portiere esce male, esce a valanga, il pallone lo prende a malapena, prende in pieno Todino, secondo me ci può stare il calcio rigore. Va bene, allora Annalisa? Secondo me, vedi che no, poi, non è. Cioè, no, no, ma puoi dire quello, cioè non è che noi in qualche maniera cerchiamo di indirizzare l'informazione, questa è una trasmissione in diretta, se uno lo vede, se non lo vede, ecco, per me qui, allora di Annalisa. Meglio qui, secondo me no, assolutamente no. Secondo te no, allora qui si vede il problema. Tra la gamba sinistra del portiere e Todino. Sì. Dopo no, il problema Gianni, io ieri in diretta dallo stadio ho detto che doveva espellere il portiere. Anche quello. Perché mi sembrava calcio di rigore dal vivo, perché devi vedere anche quello che vede l'arbitro. Non è, poi qui abbiamo anche l'immagine dal basso. Allora l'immagine ferma, io no, faccio auto, io dal campo ho detto, se vediamo la registrazione, ho detto, se riusciamo a vedere, scusando, se riusciamo a vedere anche dove l'arbitro, cioè l'arbitro comunque, vedi dov'è, l'ho cercato, sì. L'arbitro comunque vede il portiere vedere, che lo travolge, però insomma. Devo dire una cosa, che sì, però lui il portiere prende, vedi, tocca il pallone, prende il pallone, quindi questo dovrebbe tagliare la testa al toro. Va bene, vediamo anche la pagella del Campobasso, Annalisa. Sì, vediamo la pagella dei lupi. La pagella, in collaborazione con... Lufield, ristorante pizzeria con forno a legna, ampia sala climatizzata adatta per cerimonie presso il centro sportivo M2. GM Car, oltre a marchi prestigiosi come Porsche e Ferrari, anche vetture di piccolo e medio taglio come Fiat, Volkswagen, Mercedes e Audi. GM Car vi aspetta nella sede di Contrada Selva a Campo di Pietra. GM Car, telefono 0874 44 30 98. Area di servizio Mascione, bar, breakpoint, sala slot, servizio pagamenti bolletti online, a Campobasso. Conti 9, Dragone 5, Nicolai 4,5, Palermo 5, Scudieri 4,5, 4,5 anche per Minadeo, Cianci 5, Pani 5, Miani 6, Todino 6, Di Gennaro 6 ed entrato Di Gioacchino con 6, Fazio 5 e Vitelli con 6. Allora, te lo chiedo in diretta un parere, hai detto anche tu una prestazione sicuramente la peggiore in questo via di stagione. Ti ripeto, secondo me noi abbiamo purtroppo dovuto affrontare questa partita in un modo diverso da come la dovevamo affrontare, colpiti comunque da quel gol. Poi io dico, non è un attenuante sicuramente, però io penso che la settimana comunque non è stata facile. Vedere giocatori con i crampi, e noi ci alleniamo penso in maniera comunque ottimale, i crampi si vedono, cioè che ce li ha Pani ci sta, perché Pani è un giocatore comunque che sta qui da un mese, non ha fatto la preparazione, ma vedere Scudieri e Cianci con i crampi ti fanno capire che comunque a livello nervoso è stata sicuramente una settimana difficile. Non è un attenuante, non abbiamo disputato una buona gara, però
La cosa che voglio sottolineare e che mi fa un enorme piacere è che sia ieri e con la partita con la Miternina in casa, che dove era il secondo pareggio, comunque un pareggio in casa è una squadra che deve lottare per salvarsi, c'è stato il grande abbraccio della curva a fine partita, segno che comunque la tifoseria, a differenza di tanti altri, ha capito gli sforzi di questa società e si unisce a questa squadra fino alla fine, insomma, perché comunque vede la squadra che lotta, vede una squadra che comunque ci sta, vede una società che sta cercando di fare un progetto buono, senza fare due anni, uno, due, tre anni di grandi livelli e poi cadere come fa qualcun altro. Quindi, insomma, cerchiamo di fare le cose... No, come fa qualcun altro, come ha fatto il Campobasso negli ultimi 24 anni. Quindi, a chi lo dici? Dobbiamo fare il passo più lungo della certamente, gamba, certamente, va bene così. Certamente, cioè sono perfettamente d'accordo, se tu segui un po' questa trasmissione sai perfettamente che io ho sempre detto preferisco fare 10 anni di Serie D e non, voglio dire, 4 fallimenti nel giro di 23 anni. Quindi sia ben chiaro, la posizione di questa trasmissione è questa. Cioè voglio dire, però è chiaro che Campobasso è una piazza come Salerno, come Taranto. È chiaro che la gente che viene al campo un parere lo esprime. Noi siamo i primi che vorremmo arrivare alla fine del campionato davanti a tutti. Cioè, è normale che nessuno vuole arrivare terzo, quarto, quinto, però bisogna comunque... Cioè, questo è un campionato che comunque... noi adesso avremo 5-6 partite con le migliori. Vedi, adesso sta passando un messaggio. Come mai il Campobasso non aveva un medico al seguito? Lo sto vedendo perché io sono... Però aspetta, non mi rispondere adesso perché ci dobbiamo fermare. Noi abbiamo degli obblighi... Anche perché tu ti sei annotata un altro paio di messaggi. Qualcosina sì, ho annotato e ritorniamo subito, a tra pochissimo. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La stagione M2 inizia alla grande, offerte lancio entro il 30 settembre, sconti per nuclei familiari, nuove attività di fitness e nuove forme di abbonamento. Tutto ciò che immagini e anche di più. Domenica Sport. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Vuoi una forma di energia che ti faccia risparmiare? Cesar. Una casa calda e accogliente. Una casa tecnologica e innovativa. Una casa bella. Una casa Cesar. Ti aspetta a Frosolone, in contrada Colle Carrise 91A, e a Ripali Mosani, in contrada Taverna del Cortile 5. Autoricambi Viscovo vince nel risparmio. Kit dischi e pastiglie freno a partire da 28 euro. Viscovo vince nello sport. Sponsor ufficiale Globo Basket Isernia. Gelaterie di Gelindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei semifreddi, dei gelati più genuini ed invitanti. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La stagione M2 inizia alla grande, offerte lancio entro il 30 settembre, sconti per nuclei familiari, nuove attività di fitness e nuove forme di abbonamento. Tutto ciò che immagini e anche di più. Allora, torniamo sempre in diretta. Vuoi dire prima queste due cose? Annalisa, sì, che t'hai appuntato? Riprendiamo appunto messaggi? Da quello che chiedevano, secondo voi, come mai durante la partita scorsa... No, ma l'hanno chiesto a me. Io non lo so, credo che non sia obbligatorio. Però brevemente, Davide. In trasferta
Non è obbligatorio, c'è il medico della squadra di casa che è intervenuto immediatamente, quindi problemi non ce ne sono. Quindi non, questa è la risposta, che non è obbligatorio. Poi, a te sì, poi saluti per Angioina Colletorto che ha vinto la partita per 5-3. E li salutiamo, tutti gli amici di Colletorto. Colletorto è un paese ricco, ricco, perché olio, io ho tanti amici ricchissimi a Colletorto. E poi, vari messaggi da vari tifosi che incitano i prori beniamini. E poi ho visto squadra, uno vorrebbero Vittorio Esposito alla puntata numero Vittorio Esposito alla puntata numero 1000. Ma per me 1000. Vittorio Esposito può venire tutte le domeniche, l'ho invitato spesso, ma lui è refrattario, mi incontra, diretto, mi abbraccia, mi bacia, però non mi chiedete niente, perché quindi per me, cioè, è un suggerimento già fatto, cioè io l'avevo già invitato, ma non alla puntata 1000, tutte le domeniche. A proposito di Vittorio Esposito, lui si è tolto la maglia perché sulla maglia c'era la fotografia del padre che è morto proprio 3 anni fa. Ieri faceva. Era una ricorrenza. Ieri erano 3 anni che era morto il padre. Poi io non ho capito un'altra cosa, ma ammesso che, voglio dire, che lui lo ha fatto per ricordare il padre e quindi è meritorio, ma ammesso che gioisce, cioè io non ho capito, cioè che. Qual è il reato? È come il fatto se uno tifa Fiorentina invece di Juventus, qual è il reato? Vabbè, quello, la Fiorentina, insomma. Non è reato nemmeno quello, andiamo avanti. No, ti volevo dire una cosa, se posso. Siccome oggi ho letto un articolo su internet che parlava di Vittorio Esposito, voglio dire questa cosa così almeno. Però breve, brevissima, fammi la cortesia. Brevissima. Vittorio Esposito l'anno scorso è stato uno dei primi giocatori ad essere contattato dal Campobasso, però non c'è stato né un motivo economico né niente. Lui ha preferito Giulianova, quindi. Vabbè. Siccome c'era. Sì, però che ha gioito ieri. No, non no, per no, questo. Poi c'è anche questo. Ha fatto bene. Che voleva ricordare il padre. Cioè. Gioca per il Chieti, fa bene. Sì, però insomma, lui sulla maglietta c'aveva la foto del padre. Io, tra l'altro, l'ho anche conosciuto il padre, lui lo sa molto bene. E quindi, insomma, c'era anche questo riferimento, insomma, anche sentimentale, se vogliamo, anzi, soprattutto sentimentale. Laura Palladino, voi della Virtus, tu non te lo ricordi, ma si è partiti a fare tante cose, si faceva calcio, adesso siete concentrati soprattutto sull'atletica e sul podismo, mi sembra di capire. Sì, è così. La Virtus è nata come calcio. E poi via facendo ha abbandonato, insomma, dopo si è affiancata al calcio l'atletica e poi via facendo è rimasta solo come una società che pratica atletica leggera. Dicevamo prima che quest'anno festeggiamo 55 anni ed è un evento molto importante che a noi è molto caro, soprattutto per l'intensità con la quale la Virtus è stata presente sullo scenario nazionale ed internazionale. Perché è importante anche quello, nel senso che la durata non fa la qualità. Invece il gruppo sportivo Virtus ha fatto, oltre alla durata, della qualità il suo punto di forza, perché abbiamo avuto veramente oltre 6.000 iscritti alla società, e molti dei quali sono diventati campioni affermati nel mondo del calcio e dell'atletica, ma comunque abbiamo soprattutto puntato ai valori e abbiamo voluto trasferire quelli ai ragazzi che hanno partecipato. La Su e Giù per noi è il nostro gioiello più bello, quindi in quel giorno mettiamo sul campo i valori che ogni giorno insegniamo ai nostri ragazzi. È sicuramente è l'evento più appariscente, però io invito tutti a fare atletica leggera al gruppo sportivo Virtus, a chiunque piacesse correre, e soprattutto invito i bambini, perché la nostra è una scuola di sport e di vita, quindi. Senz'altro, io voglio dirti solo una cosa, condividi in pieno, sottoscrivo quello che hai detto, però la continuità in una regione come il Molise già è una cosa incredibile, dare continuità per 55 anni, è una cosa, vedi, abbiamo parlato della società calcistica, 4 fallimenti dal 90 fino ad oggi, per noti principi matematici sono passati 24 anni, quindi voglio dire, quindi, poi voi ci avete aggiunto la qualità, io lo so, perché l'ho vissuta l'esperienza, insieme a tuo padre, insieme a tuo zio Nicola Baranello, tanti altri, Angiolino del Colle che purtroppo è venuto a mancare, me l'ha detto proprio tuo padre Roberto qualche giorno fa, e quindi, quindi in questo caso c'è la qualità con la durata, ma la durata è un aspetto incredibile. Allora andiamo un attimo a Termoli, perché non so, chiederei a Pino Somma se abbiamo, mentre abbiamo dei problemi per il collegamento dalla redazione di Isernia, mi hanno informato
dalla regia e quindi abbiamo un problema di collegamento proprio internet che stiamo cercando di risolvere. Ma il servizio del Termoli, se Alessandro Nardella mi inquadra un attimo Pino Somma, magari glielo chiediamo se è pronto il servizio del Termoli, perché dobbiamo anche andare avanti con la nostra trasmissione. Possiamo vederlo il servizio, Pino? Non ci sono risposte. Non è pronto ancora. Non è pronto ancora. Però, insomma, dobbiamo andare avanti. Vogliamo fare un commento, Enzo Agliano. Ma adesso, come la vedi questa situazione del Termoli? Direttore, in questo momento non la vedo benissima. Abbiamo obiettivamente qualche difficoltà. Dopo 7 partite abbiamo soltanto 2 punti. Sicuramente non ci aspettavamo una situazione del genere ed è giusto che i tifosi del Termoli contestino la società e la squadra nel limite del dovuto. Adesso ci sono state anche le dimissioni del presidente. Io sono stato attaccato perché logicamente sono stato quello che ha costruito la squadra, che in questo momento non sta dando risultati, però volevo dire che io domenica scorsa rientro da San Benedetto, mi sono incontrato col presidente Nicola Cesare e mi sono dimesso. Questa cosa non è mai uscita fuori perché il presidente mi ha chiesto qualche giorno per poter traghettare un attimo la situazione. Però dico la verità, siamo soltanto alla 7ª giornata di campionato e ci sarebbe tutto il tempo materiale per poter recuperare la situazione. Secondo me c'è qualcuno che non ha interesse affinché il Termoli vada avanti. Mi dispiace perché purtroppo stiamo lavorando da 2 mesi per cercare di fare qualcosa di buono, ma ripeto, evidentemente qualcuno a Termoli non vuole che il calcio continui. Va bene, allora vediamo qualche pagella. Annalisa, intanto la Gioventù Down ha vinto 5-0 con il Fornelli. Vero, qui abbiamo la pagella del Fornelli. Abbiamo la pagella del Fornelli. Direttore, volevo dire una cosa, anche noi ce l'abbiamo messa tutta per il Termoli. Il direttore si è messo la cravatta rosso-gialla. È andato rosso, anche giallo-rossa, vabbè, facciamo così. E io diciamo smesso. Laura, non mi credevo, ho detto Annalisa è alternativa, rosso-giallo. Io ho smesso di scrivere gli articoli sul Termoli il sabato. Rosso-blu. Blu-rossa. Rosso-blu. Più bella blu-rossa. Quindi non c'è stato niente da fare. Abbiamo fatto anche le macumbe. A proposito, mi ha mandato un messaggio Pietro Maiellaro, che mi ha detto che sarà qui, però ha detto: andò per cortesia non farmi vedere più le civette, perché ormai si è riempita tutta Lucera, che mi dice il fatto che se non venga a Telemolise la civetta di Telemolise mi porterà male. Quindi Pietro, non ti preoccupare, non te la faccio vedere più la civetta, però ti aspetto qua, fermiamoci qua senza nessuna minaccia. Allora, dopo che ci siamo messi la cravatta rosso-gialla... Vabbè, direttore, invertendo gli ordini degli addendi il risultato non cambia. Certo, vediamo la pagella del Fornelli. L'ho detto che è dello Scorpione. Dai. Pagella. Pagella. La pagella, in collaborazione con Vittorio, lavorazioni per attività commerciali, bar, ristoranti, fornelli. Info 347 5202 867. Giuliano 5, De Vito 5 e mezzo, Ucciferri 5, anche Farocco 5, Santilli 5, Gallo 5, Benvenuto 5 e mezzo, Ciarlante 5 e mezzo, Diciocco 6, Castaldi 6, Cesaruolo 5 e mezzo, Gerasuolo 5 e mezzo ed è entrato Marilungo con 5 e mezzo e Castaldi senza voto. Hai anche chi ha segnato? Sì, abbiamo anche marcatori per la Gioventù Dauna, ha segnato Caggianelli, poi Roseto e all'86esimo Pugliese. Tripletta di Caggianelli. Allora, è passato un messaggio, però Gianni me l'hai sottolineato, però che cosa possiamo rispondere? Né io né Davide Teti. No, l'ho voluto solo dire... Che il campo passa avrebbe bisogno... Di rinforzi a centrocampo, però c'era scritto, se non erro, Farina la fortuna finisce prima o poi. Vabbè, speriamo di no. Speriamo di no, perché la fortuna la si vuole sempre a favore. Speriamo di no. Tra l'altro poi dobbiamo anche dire che Farina onestamente ha ammesso che il Chieti meritava di più ieri, quindi non ha esitato ad ammettere quello che abbiamo visto in campo. Speriamo che non finisca. La fortuna aiuta gli audaci, quindi insomma vuol dire che... Speriamo che non finisca. Allora, abbiamo pronto un servizio del campionato. No, è pronto il Termoli, vedo nel monitor di controllo. Allora, vediamo il servizio. Questa sconfitta
del Termoli contro il Fano. Vediamo il servizio. Prima della contestazione di quello che sarà il futuro in casa Termoli, la formazione giallorossa scende in campo per cedere le armi anche al Fano. Diventa terra di conquista il Gino Cannarsa, la formazione marchigiana si impone per 2-1. È la fotocopia del match di 15 giorni prima contro il Giulianova. Il Termoli stordito ad inizio concede un quarto d'ora e forse anche qualcosa in più alla formazione marchigiana, che fa tesoro di quello che raccoglie al Gino Cannarsa e ovviamente porta a casa. Al 12esimo si vedono subito gli ex molisani con il pallone che arriva in area di rigore. Gucci cicca incredibilmente il pallone che poi Pozziello, non si sa perché, scarica direttamente in angolo. Da lì nasce il vantaggio, quello che Gucci gira bene di testa. Natale è impotente e il Fano a festeggiare il vantaggio dopo 13 minuti di gioco. La formazione marchigiana è in vantaggio. Il Termoli è sotto shock, subisce il colpo dei marchigiani che riescono a raddoppiare dopo 3 giri di lancette. L'angolo è perfetto di Borrelli, questa volta il colpo di testa è vincente da parte di Nodari, esce a vuoto Natali. Il gol, quello della sicurezza, quello che mette quasi in ghiaccio il risultato per il secondo gol, quello firmato da Alex Nodari che di testa si eleva benissimo. L'uscita a vuoto di Natali, il gol perfetto del difensore centrale della formazione del Fano. Il Termoli cerca di rianimarsi, prova a rimettersi in carreggiata, il destro da parte di Simonetti, minuto numero 27, palla abbondantemente alta sulla traversa, ci prova anche Capitan Ruggeri, l'ultimo ad arrendersi, la sua punizione tra le braccia del portiere Ginestra. Termoli che macina e prova a macinare il gioco. Caparbia, l'azione di Santoro che va a recuperare un pallone, lo mette in mezzo, si prova a girarsi di rito, il suo tiro è telefonato verso la porta di Ginestra. Finale del tempo con il Termoli che ci prova ancora, l'angolo di Pozziello, Santoro si ritrova il pallone là, prova subito il sinistro a giro, palla alta sulla traversa. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, aspettano tutti il Termoli, invece all'inizio la formazione giallorossa dovrà stringere i denti con il nuovo allenatore Salvatore Cardamone in panchina, chiamato a sostituire Catalano esonerato in settimana. Subito la fuga di Vucci, la sua conclusione in corsa con la palla che termina abbondantemente alta sulla traversa, è un Fano pericoloso in contropiede, le ripartenze velocissime. Qui Sivilla apre e mette in mezzo un pallone d'oro, la sua conclusione con Natali che si salva. Alla meno peggio poi la posizione irregolare di Gucci con il pallone inutilmente in rete. Ancora Fano in questo inizio di ripresa con Gucci che fila via, la sua conclusione. Natali si supera, doppio intervento da parte del portiere Reatigno che in qualche modo riesce a salvare la propria porta. Il Termoli però è lì, si rianima la formazione di Cardamone che opta anche per qualche sostituzione importante. Entra Caprioli, soprattutto Rakovic, Santoro, pallone in mezzo, diritto, arriva come un kamikaze con il destro, trasporta il pallone in fondo al sacco, quello che rimette momentaneamente il Termoli in gioco, quello che dà anche l'illusione al pubblico presente sugli spalti che la formazione giallorossa possa tornare in pista e quindi riprendersi quantomeno una parte della partita. Il Termoli macina il gioco ma è costretto a soffrire le tante pause in campo. Caprioli ha sul sinistro al 44esimo l'occasione per pareggiare, spreca tutto calciando alle stelle, finisce qui ed incomincia il secondo atto, quello della contestazione di fine partita. Vince al Cannarsa il Fano che si impone per 2-1. Ecco, io volevo chiedere una cosa a Enzo Agliano. Enzo, hai detto che ti eri dimesso la scorsa settimana, ma poi chi le ha respinte le dimissioni? Il presidente? Sì, assolutamente, anche perché gli unici referenti del Termoli Calcio sono il presidente Cesare e il vicepresidente Dino Di Martino. Quindi avevo parlato con loro domenica sera di rientro da San Benedettese perché mi sembrava giusto fare questo passo, perché dopo 6 partite e 2 punti mi sembrava doveroso. Loro non hanno messo in discussione il mio lavoro, le hanno rifiutate chiedendomi di andare avanti, anche aspettando quello che può succedere magari con la cessione della società. Ma a proposito della cessione della società, tu sai qualcosa? Puoi dirci qualche cosa? No, io non so nulla perché non ho mai partecipato a queste riunioni. So che mercoledì o giovedì dovrebbero venire qui a Termoli per concludere questa situazione, però è normale che magari anche in un atto di cessione i risultati poco lusinghieri possono anche, diciamo, non invogliare gente ad entrare nel Termoli. Io spero che non sia così, spero che la cosa si riesca a fare, perché se no altrimenti la vita del Termoli la vedo dura,
dopo le dimissioni del presidente Cesare, visto che comunque attualmente, ripeto, insieme a Dino Di Martino è l'unico che sta portando avanti la situazione del Termoli Calcio. Va bene, Annalisa, vediamo la pagella. Sì, vediamo i ragazzi di Catalano che voti hanno preso. La pagella, in collaborazione con Fiditalia, agenzia Somofin, a Campobasso in via Garibaldi, a Termoli in corso Umberto. Natali 6, Scarpone 6, Sorianiello 6, Simonetti 5,5, Ruggeri 6, Pozziello Ciro 5,5, Maiorano 5, Francese 5, Dirito 6, Pozziello Raffaele 5,5, Santoro 6,5 ed è entrato Caprioli con 6, Gagliano senza voto e Rakovic 6. Rakovic 6. Va bene, abbiamo un servizio, questo del campionato d'eccellenza, l'Isernia, che ha vinto, vero Annalisa, sul campo del Gambatesa. E ha vinto 4-0. L'Isernia rifila un netto poker al Gambatese e risponde con prepotenza alla secca cinquina rifilata dalla Gioventù Downi al Fornelli nel sabato del weekend. La partita è dominata dal primo all'ultimo minuto dalla formazione Pentra che già al primo va vicino al gol. Calcio d'angolo di Mingione, Panico svetta di testa ma la mira non è precisa. All'ottavo ancora Isernia pericolosa con un tiro di carbone dai 20 metri, Capobianco para male, arriva De Vizia che spara incredibilmente sul portiere. Dopo 20 minuti di pura noia al 28esimo ancora pericolosa. Pericolosa l'Isernia con un'azione in ripartenza fortunosa con Panico che imbecca Buonanno, girata dell'ex attaccante del Riccia e palla che termina di poco a lato. Al 30esimo ancora Mingione si presenta solo davanti a Capobianco che ha l'abilità di rimanere in piedi e ancora una volta il Gambatesa si salva. Il gol comunque è nell'area ed arriva al minuto 34. Su azione seguente da calcio d'angolo Mingione mette la palla al centro, Panico è tutto solo, stacca di testa e mette la palla in fondo al sacco. E il gol meritato della formazione Pentra. Al 39esimo si vede finalmente il Gambatesa, cross di Russo alla tre quarti, Di Virgilio ci va di testa ma la palla termina alta. Nella ripresa l'Isernia mette immediatamente la partita in ghiaccio, Mingione sulla sinistra in becca Buonanno che spalla alla porta, si gira, cross raso terra, arriva Panico che mette il pallone in rete sul secondo palo e il gol del 2-0. Al quinto Toccia in verticale per Buonanno con conclusione che termina fuori. Il Gambatesa si divora l'1-2 comunque al 12esimo con Morrone che ruba palla a centrocampo, serve del Re che da posizione molto favorevole tira sul muro dietro la porta del portiere Mocci. Comunque l'Isernia non demorde, al 13esimo arriva anche il terzo gol. Gol mangiato, gol subito, Tronca perde palla, Mingione effettua una bella ripartenza, servizio per Buonanno che dentro l'area di rigore fredda il portiere Capobianco con un tiro che termina la sua corsa sotto l'incrocio. Al 14esimo De Vizia crossa, Capobianco con una mano alla Smichael smanaccia il pallone, la palla arriva a Carbone che tira incredibilmente fuori. Al 23esimo il poker è servito, Panico fa partire un tiro su cui Capobianco si salva, arriva il nuovo entrato Potena che a porta vuota mette la palla in rete con un facile da pin. Il 4-0 e siamo al minuto numero 23. L'ultima chance arriva al 35esimo con Buonanno che dentro l'area fa partire un'altra grande conclusione e Capobianco evita che il pallone possa terminare nuovamente in rete per un 5-0 che sarebbe stato clamoroso. In questo modo l'Isernia batte il Gambatesa per 4-0 e fa capire a tutti quanti che è lei la squadra che vuole vincere il campionato insieme alla Gioventù Downa. Allora, questo è il servizio, vediamo, qui abbiamo le pagelle. Sì, grazie a Francesco Brunale per il servizio e qui abbiamo entrambe le pagelle, partiamo da quella del Gambatesa. La pagella, in collaborazione con Centro Estetica e Benessere Elena, luce pulsata per depilazione definitiva, a Larino, info 0874 823086. Capobianco 5,5, Genovese 5, Russo 5, Del Zingaro 5,5, Di Lallo Federico 5, Barbena 5, Tronca 4, Morrone 6, Di Virgilio 4, Abiuso 4,5, Del Re 5,5 ed entrato Conte senza voto, Pellegrino 5,5 e Amorosa senza voto. Ed ora passiamo alla pagella dell'Isernia. La pagella in collaborazione con Hotel Villa Danilo, stazione Gamberale, a solo 10 km da Isernia. 20 camere matrimoniali, sala ricevimenti per matrimoni ed eventi, ristorante pizzeria, parco con piscina, centro benessere. Info 0872 94 62 20.
Favellato Vittorio SRL, agenzia pubblicitaria e marketing. Servizi ecologici con raccolta differenziata porta a porta e gestione rifiuti. Via Tedeschi, Isernia. Info 393 44 50 356. Mocci senza voto, Visone 6, Tuccia 6, Marziale 6, Pepe 6, Sabatino 6 e mezzo, Mingione 7 e mezzo, Carbone 7, Buonanno 6 e mezzo, Panico 7 e mezzo, Devizia 6 ed entrato Fontana, Rea e Potena tutti con 6. Va bene, allora abbiamo visto anche queste pagelle. Saluto e ringrazio nella nostra redazione di Termoli Enzo Agliano. Enzo, cosa dire? Speriamo che la situazione prenda una strada, insomma, migliore di quella che l'anno scorso ha visto protagonisti in negativo il Boiano e la stessa Isernia, no? Auguriamoci che sia diverso quest'anno. Beh, io me lo auguro, però diciamo... Farò parte di questa società per qualche altro giorno per portare avanti un po' la situazione, anche per rispetto dei ragazzi che comunque ho voluto io qui e per sistemare determinate cose, però poi dopo non ci sarò più io, quindi dipenderà da altre persone, insomma. Mi auguro sicuramente che non succeda la stessa cosa qui a Termoli. Va bene, anche se vai via da Termoli, comunque sei un amico di questa trasmissione, quindi vienici a trovare quando vuoi. Grazie, un piacere. Va bene, Annalisa, ci fermiamo. Sì, ci fermiamo per un'altra breve pubblicità e ritorniamo subitissimo qui con voi. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La stagione M2 inizia alla grande. Offerte lancio entro il 30 settembre. Sconti per nuclei familiari, nuove attività di fitness e nuove forme di abbonamento. Tutto ciò che immagini e anche di più. Domenica Sport. Se hai un bar, un circolo, una sala giochi, un albergo, un campeggio, uno stabilimento balneare, consultaci. Biliardi Trivison. Noleggia apparecchi di intrattenimento, videogiochi, biliardini, biliardi e macchine con forni Comma 6. Biliardi Trivison. A Campobasso, in via San Giovanni. Consulenza gratuita al numero 0874 63 017. GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi e di impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Farmacia Picca, uno staff di farmacisti sempre disponibile per un consiglio mirato a tutte le esigenze. Elettromedicali Omron, integratori alimentari e per sportivi Net e Ultimate, omeopatici, cosmetici, affitto tiralatte elettrici e bilance pesa neonati, autoanalisi del sangue ed analisi computerizzata di pelle e capelli. Farmacia Picca, ora nella nuova sede di via Monsignor Bologna a Campobasso. Per un mondo differente, Eco Green. Trattamento depurazione acque, consulenza, gestione e costruzione impianti, certificato SOA, autospurgo, video ispezioni, laboratorio analisi ambientali, accreditato Accredia, iscritta all'Albo Nazionale Smaltitori. Differenziamoci! Eco Green svolge per l'Unione dei Comuni del Tappino, il Comune di Riccia e prossimamente per Colli a Volturno, il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Eco Green, via Duca d'Aosta, Campobasso. Scopri Galbacotto. Il prosciutto cotto al vapore per 15 ore. La fetta golosa, dolce e naturale che piace a tutti. Galbacotto, il buonissimo al vapore di Galbani. Prova anche tutti gli altri salumi Galbani. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La stagione M2 inizia alla grande. Offerte lancio entro il 30 settembre. Sconti per nuclei familiari, nuove attività di fitness e nuove forme di abbonamento. Tutto ciò che immagini e anche di più. Allora torniamo sempre in diretta ad Antonio Russo qui della SD Sanniti. Antonio, l'attività è iniziata praticamente alla ripresa delle scuole.
1 settembre con lo stage che abbiamo organizzato per le categorie Piccoli Amici e Pulcini. Dopodiché siamo partiti con l'attività ufficiale. Quest'anno abbiamo, come dicevo prima, abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello di superare i 100 iscritti. Devo premettere che noi prevalentemente facciamo il 90%, svolgiamo attività, attività con bambini che vanno dal 2010 fino al 2003. Non abbiamo categorie come giovanissimi, allievi, che abbiamo svolgiamo soltanto questo tipo di categorie. E lì abbiamo raggiunto un bel numero. Quest'anno la novità è che siamo entrati anche noi a far parte del circuito del Campobasso Calcio, il circuito Gioca, e dobbiamo rappresentare il serbatoio per quanto riguarda la società per gli anni futuri. Quindi insomma preparate diciamo proprio i piccolissimi. Sì, sì, sì. Partiamo la prima attività che si svolge, i primi anni, proprio i primi calci, bambini che vanno dal 2009 al 2010. Poi i piccoli amici 2007-2008, cioè abbiamo un gruppo consistente, e poi per finire i pulcini che abbiamo quattro gruppi dal 2006 fino al 2004. E quest'anno abbiamo come prima volta la squadra esordiente a 7 e poi abbiamo una squadra allievi calcio a 5. Laura Palladino, che altro possiamo aggiungere di questa bellissima manifestazione che poi è nata da un'idea di tuo zio, purtroppo non c'è più, no? Che purtroppo non c'è più. A me piace pensare alla Seju come ad una creatura che ha un'anima e un corpo. L'anima è mio zio, che è colui che l'ha immaginata. È colui che ci ha costruito le ali e poi ci ha lasciato volare da soli, quindi adesso la Seju ha preso piede, purtroppo lui non c'è più, ma il corpo sono i tanti partecipanti che ogni anno in una domenica di novembre vivono un giorno di festa. E questo è lo spirito della Seju. Mio zio mi raccontava sempre che quando nacque nel 74 non era normale come lo è oggi vedere la gente correre in mezzo alla strada e soprattutto le donne erano escluse dalla pratica sportiva. Mi raccontava che se una ragazza correva veniva qualificata come una perditempo. Quindi la Seju fu uno scrollone a quella mentalità, fu eretica, visionaria e da allora oggi la situazione è molto cambiata, perché io quotidianamente corro in mezzo alla strada senza nessun tipo di problema. Mi piace pensare che è anche grazie alla Seju che c'è stata questa evoluzione in una modalità di pensiero. E lui mi diceva che prima solamente i campioni partecipavano allo sport, invece con la Seju noi invitiamo a essere tutti protagonisti, anche coloro che non corrono quotidianamente. Bello questo che stai dicendo. Intanto vedo passare un altro messaggio su Vittorio Esposito, poi ne era passato un altro, vabbè, insomma, comunque abbiamo chiarito anche questo episodio di Vittorio Esposito. Fatto sta che quando ripartivano veramente i nostri difensori non riuscivano a tenerli questi. C'era addirittura il numero 11 del Chieti, un ragazzo del 96 mi sembra, no? Orlando, ce l'ho qui la distinta. Orlando, sì. Sì, Francesco Orlando, classe 96, e chiaramente insomma si è andato un po' in bambola, si è rischiato anche di prendere 3-4 gol in contropiede. Sì, abbiamo rischiato addirittura di prendere 3-4 gol, poi abbiamo avuto anche la fortuna, ma dico anche la bravura, insomma, di avere in porta un ragazzo altrettanto del 96 che penso sicuramente farà strada, perché è un ottimo portiere. Ti ripeto, noi non dovevamo lasciarli il campo, quindi dovevamo cercare di attenderli, però il dover recuperare addirittura due gol di svantaggio, poi comunque anche uno, ci ha costretto a sbilanciarci. L'uscita di Giorgio Mariucci Palermo, che poi è colui che dà l'equilibrio in mezzo al campo, però Giorgio non aveva dormito per niente per un problema allo stomaco, quindi comunque si è sacrificato, ma poi non ce l'ha fatta più. Pani era la prima partita, non sono attenuanti, però comunque penso che quello è stato il problema principale. Ti ripeto, io penso una cosa, che quando capitano queste partite storte le riesci a riprendere, significa che comunque qualcosa di positivo c'è, anche a livello di fortuna, va bene tutto, cioè prendiamoci anche la fortuna, però questa è una squadra che lotta fino all'ultimo minuto,
e l'ha dimostrato in tante partite, cerca fino all'ultimo di recuperare il risultato. Per il momento ci sta andando bene. Intanto ci dicono che era sbagliato un risultato, infatti è vero, Baranello, Torella-Baranello era 1-2, poi ho visto un messaggio che mi dice per piacere mi rispondi, sì, perché partecipano le squadre pugliesi. Ma cioè, l'ho detto tante volte, innanzitutto non so se il Molise da solo poi alla fine abbia veramente tutte le potenzialità per fare tutti i campionati, però le squadre di fuori regione si iscrivono, credo, ai campionati minori, prima, seconda categoria, quindi se poi salgono vanno a fare campionato superiore. Quindi io credo che non ci sia nulla di scandalizzante in questo, insomma, ritengo. O no, Antonio Rossi? Cioè, se si iscrivono in seconda categoria, perché magari non c'è il numero nemmeno delle squadre partecipanti, evidentemente poi salgono e fanno l'eccellenza, però sì, fanno il numero, però vedo pure che sono squadre al confine col Molise, non sono squadre che poi alla fine sono, sì, ma io non, cioè, ripeto, qual è il problema? Non vedo, che dovrebbero essere solo squadre. Io vorrei chiedere al nostro telespettatore che mi pregava di rispondere, qual è il problema? Cioè, devono essere solo squadre molisane, questo è il problema? Perché poi deve salire una squadra molisana dal campionato d'eccellenza in Serie D, e sono anche d'accordo, però con questi venti di guerra, Boiano che è sparito, Isernia che l'anno scorso ha avuto tutti i problemi che ha avuto, con tutti i problemi di cui abbiamo appena finito di parlare del Termoli, dei problemi del Campobasso che in 23 anni è fallito 4 volte, insomma, cioè, non credo che questo calcio molisano abbia poi alla fine tutta questa salute, no? Dove per salute intendo anche risorse economiche. Riempiono quegli spazi che alla fine non si riesca a fare coltando col Molise, niente di che. Questo è il problema. Tu tra l'altro sei anche di Castel di Sangro, insomma, cioè non sono tre o quattro squadre dell'Alto Sangro che partecipano. Una squadra di Castel di Sangro fa la seconda categoria, la CEP, Nel Molise. Sì, una squadra Rio Nero Sanniti, comunque sono tre o quattro, lo stesso settore giovanile del Castel di Sangro partecipa ai campionati molisani. Allora a quel livello io penso che è anche una questione, per esempio io parlo per me, insomma, per quello che so a Castel di Sangro è una questione di lontananza, perché se il settore giovanile del Castel di Sangro dovrebbe fare l'Aquilano, arrivare all'Aquila sicuramente è più lontano che arrivare a Isernia o a Venafro, quindi comunque loro sfruttano questa possibilità per una questione di lontananza. Poi è normale, il problema, come dici tu, sono i numeri. Se non ci sono i numeri per arrivare a fare i campionati bisogna pescare comunque nelle regioni limitrofe. Diventa difficile. Allora, la Sant'Eliana ha vinto 3-1 contro il Riccia. Sì, qui abbiamo entrambe le pagelle, sì, sia del Riccia che della Sant'Eliana, e partiamo da quella della Sant'Eliana. La pagella, in collaborazione con Molise Distributori Automatici Saeco, installazione e manutenzione di Franco Longo, telefono 368 34 80 049. Vistasi 7,5, Pietracupa 7,5, Nunziato anche 7,5, Mastronardi 7,5, Viglione 7,5, Pirci 7,5, Totaro 8, Daddario 7,5, Cordone 8, Tizzani e Di Martino anche 7,5, ed è entrato Barbieri, Scavera e Leccese tutti con 7. Ed ora possiamo passare a quella dell'Olimpia Riccia. La pagella, in collaborazione con Moffa Turismo e Servizi, vendita e cambio gomme, officina meccanica per auto e mezzi pesanti, esperienza e professionalità a Riccia. Vi scusi, 6, Manocchio 5,5, Mobilia 5, De Simone 6,5, Ruggero 5, Cappelletti 5,5, Morrone 5, Ponte Landolfo 5, Di Criscio 5,5, Vinci Guerra 6,5, Minotti 5 ed è entrato Cappelletti con 5,5. E per questo match, direttore, abbiamo anche i marcatori. Per il Riccia ha segnato Vinci Guerra, mentre per la Sant'Eliana Cordone, Totaro e Tizzani. Allora, io vorrei chiedere intanto cioè abbiamo in linea Pino Somma, che vedo inquadrato nel nostro monitor di controllo. Allora, Pino, come ti sarei accorto, perché non li abbiamo risolti evidentemente i problemi di collegamento con la nostra redazione di Isernia,
e quindi ti pregherei, se è possibile, anche per affrontare questo argomento del Termoli, magari con maggiore... lo so che ti sto chiedendo una cosa in diretta, però insomma qui avviene tutto rigorosamente in diretta, come avviene ormai da 992 domeniche, quindi non facciamo eccezione sicuramente questa domenica. Cioè, riesci magari insieme ad Amedeo, Alessandro Nardella, a organizzare uno spazio, proprio magari mandando anche qualche intervista, di modo che tra un po' daremo la linea a te proprio per parlare più diffusamente di quello che è capitato nel pomeriggio al Cannarsa. Sì, direttore, siamo operativi, possiamo abbinare sicuramente un po' quello che è successo nel pomeriggio, perché io ovviamente ho raccolto passo passo tutti gli avvenimenti. Poi abbiamo una lunghissima intervista con Nicola Cesari, tra l'altro possiamo anche mandare in diretta in versione totale, integrale, dura anche parecchi minuti, quindi possiamo anche approfondire, entrare nei minimi dettagli di un po' di quello che è successo al Ginio Cannarsa questo pomeriggio, fare un po' luce, fare anche un excursus del progetto Termoli nato 3 anni fa con Nicola Cesare al timone, un presidente, un personaggio che si è fatto carico di tante problematiche in riva all'Adriatico, è stato anche supportato da tanta gente, col passare degli anni un po' è scemato anche l'entusiasmo da parte di tanti dirigenti che si sono allontanati sempre di più verso questa squadra. Il povero Cesare è rimasto, la realtà dei fatti lo conferma, il povero Cesare è rimasto da solo, ha portato avanti il discorso. Già in estate comunque ne abbiamo parlato tantissimo, si era paventata l'ipotesi della non iscrizione del Termoli al campionato di Serie D, c'è stato tra l'altro qualche stimolo che è arrivato da fuori, insomma alla fine Nicola Cesare è tornato sui suoi passi, ha chiuso non un occhio ma due occhi di tasca sua, ha fatto l'iscrizione, come tra l'altro ci ha confermato nell'intervista che abbiamo registrato questo pomeriggio. Poi ovviamente è stata consegnata la squadra ad Agliano, è stata messa in piedi una squadra, 3 allenatori e adesso quello che sarà lo si saprà soltanto in settimana, però dopo avremo sicuramente spazio per entrare nei meccanismi, nei meandri del Termoli Calcio. Organizzati perché alle 8:10, quindi per l'ultima parte di questa puntata di Domenica Sport, anche perché mi ha informato il nostro editore Quintino Pallante, che chiaramente ci segue sempre, che in sostanza abbiamo un problema proprio di rottura di ponte per metterci in contatto in diretta video e audio con la nostra redazione di Isernia, e quindi organizzati insieme alla famiglia Nardella per la seconda parte di Domenica Sport. Io è arrivata una mail, Davide me l'hanno portata durante mentre parlava Pino Somma, dice: buonasera a tutti in redazione, sono Roberto Turco, procuratore di Vittorio Esposito, stavo dicendo Vincenzo addirittura. Va bene, vorrei precisare al dirigente presente in studio che i contatti per Esposito non ci sono stati, evidenziando che l'Esposito non rientrava nei piani del Campobasso. E qui abbiamo ricevuto questa mail, se vuoi rispondere. Assolutamente sì, perché io so per certo che l'anno scorso la persona che si occupava di allestire la squadra ha contattato Vittorio Esposito, ha contattato il procuratore di Vittorio Esposito, e Vittorio Esposito ha cercato la società del Campobasso. Questa persona stava andando anche a incontrare Vittorio Esposito, poi lui ha preferito Giulianova, ma senza... Ieri Vittorio è stato accolto con la massima, cioè è un amico nostro assolutamente, però ha fatto questa scelta, buon per lui, però assolutamente ti confermo e sottolineo che Vittorio è stato uno dei primi giocatori. Non abbiamo parlato nemmeno a livello economico, perché comunque non c'è stato proprio modo di parlare, quindi non è nemmeno un problema, non è stato nemmeno un problema economico. Adesso sta anche passando il messaggio, perché è arrivato regolarmente, a me me l'avevano portato cartaceo, però è arrivato regolarmente. Te lo posso assicurare, mi dispiace. Sì, vabbè, ma vedi, cioè credo che veramente sulla democrazia di questa trasmissione veramente ci sia poco effettivamente da dire, perché insomma voi siete anche persone che non è che partecipate per la prima volta. Se stai qui rispondi, se vuoi rispondere, se non vuoi rispondere non rispondi. Alla tanta gente che invece mi ha chiesto nel corso degli anni, Serena, sto dando veramente i numeri, perché Serena è tua cugina, però Laura
Anche quest'anno c'è, perché mi hanno chiesto gente che ho incontrato per strada, c'è la diversità nella quota di iscrizione a seconda di quanto ti iscrivi? Sì, allora le iscrizioni sono aperte dal 30 ottobre ed è possibile iscriversi fino al 9 novembre, il giorno della gara. Fino alla mattina stessa? Fino alla mattina stessa, però per scoraggiare le iscrizioni la mattina della gara, proprio perché noi non riusciamo a gestirle, e quel giorno poi costeranno di più, insomma, il doppio rispetto all'inizio, perché le quote sono 6, 8 e 12 euro. Quindi il giorno della gara è più per scoraggiare. Per noi sarebbe comodo se tutti si iscrivessero i primi giorni, perché riusciamo anche di più a gestire l'afflusso e la partecipazione alla gara, e questo è la politica, la base della differenziazione. Certamente. Senti, quanta gente lavora la domenica della su e giù, sulla strada? Sì. Di quante persone avete bisogno? Allora, ci sono circa 200 operatori sul percorso e altrettanti all'arrivo. È veramente, c'è una bella organizzazione alle spalle, anche perché la gara si snoda in circa 8 chilometri ed è comunque centro cittadino, a parte la parte finale che è nella città vecchia, e lì le viuzze stesse delimitano il percorso. Quindi abbiamo bisogno di molti operatori, e poi ci sono dei punti fluenti, tipo il ristoro, oppure all'arrivo proprio, e lì davvero c'è bisogno di parecchia gente. Va bene, Antonio Russo, la vostra attività si svolge vicino, cioè sulla strada di fronte a Panorama, alla Baita. Sì, alla Baita, sui tre campi della Baita. Dal lunedì al venerdì, in base alle categorie, in base agli orari, tutti i giorni. Tutti i giorni, lavorate tutti i giorni, sì, praticamente tutti per giorni. 5 giorni alla settimana. Da lunedì al venerdì. Avete anche parecchi istruttori, perché sono venuto un pomeriggio. Siamo una decina tra istruttori e coordinatori e assistenti. Probabilmente, diceva anche Angela Baranello, una volta che ha partecipato alla nostra trasmissione, avreste bisogno di un impianto vostro. Sarebbe proprio l'ideale. Campobasso purtroppo non ha attrezzature, noi svolgiamo l'attività con i piccoli perché abbiamo a disposizione la Baita. Se avessimo a disposizione anche qualche campo potremmo gestire anche le categorie giovanissime, allievi che si svolgono all'aperto. È una pecca che purtroppo abbiamo e dobbiamo superare. Va bene, allora ieri c'è stato l'anticipo di una partita del campionato di promozione, il Toro, è vero Annalisa? Che ha giocato contro il Vinchiaturo ed ha vinto a Baranello, per 3-0. Sì, qui abbiamo il servizio della nostra inviata Rossella Manocchio. La sesta giornata di promozione tra Nuovo Vinchiaturo ed Hermes Toro termina sul risultato di 3-0 in favore degli ospiti. A dirigere l'incontro il signor Giuliano Di Termoli. Primo tempo abbastanza equilibrato, forse qualcosina in più fatta dai ragazzi di Tucci. Al secondo però è il Nuovo Vinchiaturo a farsi avanti con un cross di Nardacchioni al centro per Ibeque di testa alto sulla traversa. Al tredicesimo arriva il vantaggio degli ospiti su calcio d'angolo di Sagrafen al centro per Guglielmi, che di testa va a realizzare il gol dell'1-0. Il Toro, dopo aver sbloccato il risultato, cerca di amministrare il vantaggio, ma il Vinchiaturo prova in tutti i modi a riagguantare il pareggio. Al ventunesimo Ibeque per Marco Morena, che prova la conclusione mandata in angolo da Bova. Alla mezz'ora Nardacchioni riceve palla e destro che pizzica la traversa. Ultimo tentativo al quarantesimo, sempre Nardacchione, cross per Ibeque che in scivolata manca il gol di testa di un soffio. Nella ripresa l'Hermes Toro subito raddoppia al quarto su calcio di rigore. Tenuta di Pasqualone, danni di Dipetta per il direttore di gara e rigore dal dischetto Vasta Grafena e destro che si infila per il 2-0 per il Toro, che crede sempre più nella vittoria contro un Nuovo Vinchiaturo spinto. Al 24esimo infatti i ragazzi di Tucci calano il tris, punizione di Vena per Sagrafena, tocco di mano di Marinelli e per Giuliano di nuovo calcio di rigore che Stefano Vena realizza regalando il 3-0 alla sua squadra, che comunque continua ad attaccare. Al 30esimo Barletta riceve palla e riesce a servire Santoro, ma Colardo blocca. Ultima timida reazione del Nuovo Vinchiaturo arriva al 38esimo con Ibeque che riceve palla in aria e colpo di testa bloccato da Bova. Termina così l'incontro, 3 punti guadagnati per il Toro che valgono come oro, male invece il Vinchiaturo che resta tra i fanalini di coda della classifica. Allora Gianni, qui abbiamo un episodio. Allora, vediamolo subito, calcio di rigore in favore del Toro, punizione battuta da sinistra, la palla spiove in area di rigore praticamente dall'altra parte, quindi palla a tagliare, la
evita che esca il pallone Sagrafena, che riesce a mettere verso il centro e la palla sbatte, ecco, vedete, lo faccio vedere al rallentatore, contro il braccio di Marinelli, che è un giocatore in maglia gialla del Vinchiaturo. Allora, direttore di gara Giuliano Di Termoli ha segnato in questo caso il calcio di rigore al Toro. Pino Somma, ho visto che stavi guardando con grande attenzione, calcio di rigore oppure no? Ma io l'avrei dato questo rigore. L'avrebbe dato, Pino l'avrebbe dato. Tu, Davide? Sì, secondo me sì, perché comunque la distanza tra il giocatore, tra i due, insomma, è abbastanza Però io voglio però lui, il problema è sempre lo stesso del volume del corpo che un po' si aumenta. Secondo me è un po' al limite, però ci può stare. Perché il braccio era abbastanza attaccato al corpo. Il braccio era abbastanza attaccato al corpo, sì. Anche se sembra un po' in avanti, cioè è attaccato, però comunque aumenta un po', però sì. Antonio Rossi? Sì, anche io l'avrei dato, anche se veramente è al limite. Cioè il braccio attaccato, aumenta poco il volume del corpo. L'avrei dato anch'io. Dai, Laura? Io forse no, non lo vedo il... No, non l'avrei il fallo, non l'avresti dato? No. Annalisa? Ma non saprei, direttore, forse sì, ma proprio per il discorso del volume, no? Del volume del corpo. Gianni, tu? Secondo me c'è il calcio di rigore in favore del Toro. E perché c'è? Perché in qualche modo, innanzitutto la distanza, come diceva Davide, e poi comunque vedo un gesto scomposto da parte del difensore del Vinchiaturo, in qualche modo. Adesso non si vede benissimo perché è di spalle, però non è comunque... Ecco, rivediamolo ancora una volta. Comunque il braccio, lui tende ad ampliare in qualche modo con il braccio, in maniera non considerevole, però tende ad ampliare. Sì, allora, sì, sta passando un messaggio. È chiaro che si perde la rappresentatività delle... sei bellissima, Laura Palladino, mi è passato un messaggio, complimenti. Bisogna saperlo il numero. Dobbiamo sicuramente appurarlo. Dunque, no, il Boiano non è che... è chiaro che c'è il Boiano in prima categoria. Adesso non fatemi dire, non mettetemi in bocca le cose. Cioè, quel Boiano che faceva il campionato di Serie D quest'anno non si è iscritto, è stato radiato dai campionati. Poi mi fa piacerissimo, perché a Boiano... praticamente è come se avesse una seconda casa, quindi con Silvano Ciccarella, con tutti gli amici di Boiano, magari questa squadra in prima categoria salisse già quest'anno nel campionato di promozione. Mi farebbe veramente molto, ma molto piacere. Per quanto riguarda la rappresentatività, è chiaro, perché se ci sono squadre, diciamo, delle regioni limitrofe, può salire anche una squadra di regioni limitrofe. È capitato, perché un anno è salito il San Giorgio, se non mi sbaglio, che rappresentava, è vero Antonio? San Giorgio Chieti, è andato a rappresentare il Molise ed è salita anche, credo, la Capriatese, no? Sì, anche la Capriatese. Anche la Capriatese, però insomma è inevitabile, è passato anche un messaggio, le squadre di fuori regione pagano. Che significa pagano? Pagano l'iscrizione ai campionati, non è che voglio dire che dobbiamo vedere per forza il marcio dove probabilmente il marcio non c'è, no? Perché è chiaro che pagano le iscrizioni, ci mancherebbe altro. E intanto stiamo quasi per gridare al miracolo, perché vedo inquadrate due sedie nella nostra redazione di Isernia. Però insomma, a questo punto resta confermata la seconda parte, se ci riusciremo a collegare con Isernia, comunque resta confermata la seconda parte da Termoli. Allora, abbiamo la pagella del Toro. La pagella del Toro e la leggiamo subito. La pagella, in collaborazione con... La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino, zona industriale Toro.
Bova 6,5, Caruso 6,5, Ferrara 7, Ruggero 6,5, Santoro 7, Guglielmi 7, Sagrafena 7,5, Di Domenico 6,5, Di Petta 7, Vena 6,5, 6,5 anche per Barletta. E sono entrati Longo, Mignogna e Pizzuto, tutti senza voto. Ecco, io vorrei però anche qualche delucidazione dai nostri registi Angelo Pompei, Lucio Felicita e Donato Mignogna, anche per regolarmi, perché devo mandare dei servizi. Fatemi sapere se fra poco ci potremo collegare effettivamente, perché capita tutto quasi a nostra insaputa che siamo qui davanti alle telecamere. Proviamo, va bene, noi andiamo avanti. Allora, complimenti per i complimenti, Laura. Quindi hai avuto anche questo bellissimo complimento. Andiamo a vedere un altro servizio, un'altra bellissima che abbiamo qui, che riceve tantissimi messaggi tutte le domeniche, Annalisa, lo Spinete. No, che sì, ha vinto. Lo Spinete che ha vinto contro il Castelmauro, partita terminata per 4-1 e qui abbiamo il servizio del nostro inviato Alessandro Correra. Lo Spinete riprende la marcia in testa alla classifica e il campionato di promozione dopo la pesante sconfitta di sabato scorso contro il Real San Martino. La vittima di questa giornata è un Castelmauro che arriva a Spinete con poca lucidità sulle gambe. Al settimo minuto però la prima occasione è proprio per gli ospiti. Minichillo si libera dalla tre quarti e tira. Sedile si distende e devia in calcio d'angolo, ma l'assistente e l'arbitro, il signor Vasile di Sernia, non lo vedono e sul ribaltamento di fronte Romano cross dalla destra, Tedeschi sul secondo palo da solo insacca il gol dell'1-0 con il piatto sinistro. Dura poco la gioia per i padroni di casa perché all'11esimo pareggio, palla per Luciano in area di rigore, serie di finte, poi batte Sedile con il destro per l'1-1. Passano solo 5 minuti ed è già un altro gol. Tedeschi dentro per Calabrese che è in posizione regolare a tu per tu con l'abate, fa 2-1. Dopo 20 minuti siamo già con 3 gol all'attivo in questa partita. La partita però si blocca e per vedere un altro tiro in porta bisogna arrivare al 41esimo minuto del primo tempo. Cross ancora una volta di uno scatenato Romano sulla fascia destra, ma questa volta di poco non arriva Calabrese ad impattare con la testa. Sul ribaltamento di fronte ancora Luciano, tira, Sedile si rifugia in calcio d'angolo. Con le immagini montate da Daniele Ricciuto passiamo al secondo tempo e dal settimo minuto c'è già un'altra svolta. Ruffini viene espulso, Calabrese se ne va sulla sinistra, il numero 6 interviene in scivolata, lo stende per Vasile e secondo cartellino giallo, non porta fortuna il numero 7 a Ruffini perché il primo cartellino giallo lo aveva preso con un fallo identico al settimo del primo tempo. Al 15esimo minuto palla per Colarillo, il destro, l'abate si distende. Al 20esimo minuto ci prova il Castelmauro, corner, palla dentro, parte il tiro, Sedile blocca sicuro. Dopo 2 minuti arriva il terzo gol da parte dello Spinete, calcio di punizione, bellissima girella da parte di Romano, palla sotto l'incrocio, l'abate rimane immobile. Al 40esimo arriva anche il quarto gol per i padroni di casa, palla dentro per Chamarra che resiste a due cariche da terra, riesce a servire Jacopo Antuono che da solo uno contro uno con l'abate realizza il gol. Al 46esimo ci potrebbe essere anche l'opportunità per gli ospiti di accorciare le distanze quando Coppola entra in area di rigore, viene steso da Bucci, cartellino giallo per il difensore, calcio di rigore per il Castelmauro. Sul dischetto va proprio Coppola che però si fa ipnotizzare dall'ex compagno di squadra e portiere Primiano Sedile che gli respinge la conclusione. Dopo qualche minuto di recupero, esattamente 3, Vasile di Sernia fischia la fine. Spinete batte Castelmauro 4-1. Lo Spinete si rimette in corsa dopo la brutta sconfitta di sabato scorso e questo è il 5° successo su 6 partite in campionato ed è ancora in testa alla classifica con un piccolo allungo, mentre il Castelmauro dopo il buon esordio all'inizio del campionato, la vittoria sul Ripalimosani, ha conquistato solamente 3 pareggi e 2 sconfitte. Allora, questo è il servizio e abbiamo le pagelle, Annalisa. Sì, abbiamo entrambe le pagelle e partiamo da quella dello Spinete. La pagella, in collaborazione con...
La qualità offerta da MG Arredamenti conquista proprio tutti. Nel nuovo showroom di Boiano in via di Biase, cucine, camere, salotti, camerette, soggiorni e complementi d'arredo delle migliori marche. Sedile 7 di Sisto, 6,5 Pozzella, 6,5 di Bartolomeo, anche 6,5 e 6,5 per Bucci, Manna 7, Tedeschi 7, Tasillo 6,5, Colalillo 6,5, Romano 7,5 e Calabrese 6,5. È entrato Jacopo Antuono, Ciamarra e Amatuzio, tutti con senza voto. Ed ora possiamo vedere la pagella anche del Castelmauro. La pagella, in collaborazione con Bar della Posta, aperitivi con stuzzicheria, colazione con pasticceria, a Termoli, in via Mario Milano. L'Abate 5,5, Notaro 5,5, D'Angelo Davide 5, Del Torto 5,5, Dionisio 5,5, Ruffini 4,5, Trolio 6, Di Nuoscio 6, Minichillo 5, D'Angelo Mario 6, Luciano 6,5 ed entrato Coppola con 5, Antonacci e Palazzo senza voto. Anzi, Antonacci con 5,5, scusate. Va bene, allora, dunque, non so, io la vedo inquadrata, Rosanna Esposito, mi ci posso collegare? Proviamo? Buonasera Rosanna. Eccoci, buonasera direttore, ci siamo riusciti. È stato un parto proprio di quelli che vai tipo 14 ore in sala gestazione e poi fai 8 ore di doglie, io per fortuna non ci sono mai passato. Di travaglio però. E tutto travaglio. E quant'altro. Ah, già, travaglio, si dice travaglio. Va bene, allora tra poco... Bene, ma anche questo è il bello della diretta, no? Eh sì, come no, è bello, mettiamola così, è bello della diretta, stare in diretta e veramente scoprire delle cose mentre le vivi, capito? Questo è il bello, è l'emozione della corsa. Non è quello che trovi alla fine della corsa, è l'emozione che provi. Ma tu perché ridi? No, dimmelo. No, così direttamente. Ci siamo, allora. Riprendiamo. No, perché... Ciao Rosanna. Tutto bene. Tutto bene, sì. Va bene. Perché di solito le sue crisi di riso poi durano 10 minuti. Allora, ci fermiamo? Ci fermiamo per una breve pubblicità e ritorniamo subitissimo, così vi lasciamo un po' con Rosanna. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La stagione M2 inizia alla grande, offerte lancio entro il 30 settembre, sconti per nuclei familiari, nuove attività di fitness e nuove forme di abbonamento. Tutto ciò che immagini e anche di più. Domenica Sport. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77, 335 13 69 756. Acqua Molisia, schietta come le sue montagne. Il cuore di mamma sceglie Molisia. Buona per i bambini, eccellente per tutti. Molisia, l'acqua del cuore. Oltre 60 anni tra innovazione e tradizione. Caffè Camardo. Le origini per noi sono importanti. Caffè Camardo. Sin dalla pianta, il chicco diventa protagonista assoluto. Caffè Camardo. Al passo con i tempi, nel rispetto della natura. Autoricambi Viscovo vince in risparmio. Batterie Arexons X-Power a partire da 44 euro. Viscovo vince nello sport. Sponsor ufficiale Globo Basket Isernia. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio.
La stagione M2 inizia alla grande. Offerte lancio entro il 30 settembre. Sconti per nuclei familiari, nuove attività di fitness e nuove forme di abbonamento. Tutto ciò che immagini e anche di più. Allora, torniamo sempre in diretta, puntata numero 992. Il Campo di Pietra, è vero Annalisa, ha vinto, sempre se è finita la crisi. No, no, è finita? Sì, vabbè. Sì. Allora, il Campo di Pietra che ha vinto contro il Petacciato. Problema 2, che è tornato anche il nostro assistente di studio. Ecco, questo sì, è un problema, diciamo così. Questo è un problema. Ci sei mancato però, Daniele. Possiamo proseguire, vediamo questo match Petacciato Campo di Pietra finito per 0-1 e qui abbiamo la pagella del Campo di Pietra. La pagella in collaborazione con Parafarmacia De Socio, centro commerciale M2, per la tua salute, per il tuo benessere, per ogni esigenza sanitaria. Frattangelo Gilberto 7, De Pasquale 6,5, Bredice 7, Lombardi 7, Galati 6, Tripodi 6, Frattangelo Michele 6,5, Borrelli 7, Fagnano 6,5, Cretella 6,5, Cefaratti 7 ed è entrato Delia, Marro e Ricci tutti con 6. Per questa partita ha segnato il gol decisivo per il Campo di Pietra Cefaratti al terzo minuto. Siete d'accordo, Davide e Antonio, su quello che ho detto? Cioè le società delle regioni limitrofe, se pagano, pagano l'iscrizione. Ah, penso cioè, di sì, insomma, di più che cosa possono pagare. No, ma è proprio impensabile, voglio dire, no? Secondo me è proprio una questione numerica, anche perché comunque a livello di seconda, prima categoria sono tante, quindi comunque togliere tutte quelle squadre significa poi non poter fare pochi gironi di prima e di seconda. E poi... dico questo, se si diminuiscono i gironi un tot di squadre si potrebbe perdere comunque l'autonomia che è stata una conquista tanti anni fa, quindi perché comunque ogni campionato, ogni comitato deve avere almeno un numero minimo di squadre da quello che so. Lo possiamo invitare? Gianni, ci hanno chiesto di invitare un tifoso del Campo Basso, provvedi magari, Nicolas Cornacchioni. Sì. Va bene. L'ho visto il messaggio, io Nicolas non so Cornacchioni. Sia, però insomma ci fa piacere, ci mancherebbe. Antonio, volevi dire qualcosa? No, se, per quanto riguarda le squadre dei gironi prima e seconda categoria, cioè pagano come tutte quante le altre. Poi, comunque, se, come diceva Davide, anche per fare gironi con un certo numero, vedere se non ci fossero loro, vedere gironi con poche squadre, alla fine sarebbero anche poche partite, non sarebbe nemmeno stimolante poi a farle questi campionati. Adesso ti dedicano anche i gol, Annalisa, tipo alla corrida, hai visto? Il torero entra nell'arena e lancia la rosa alla mucciaccia di turno. Mi ringrazio. Allora, Rosanna, vogliamo vedere qualche servizio, visto che ci sei? Vasto Girardi, possiamo vedere il servizio del Vasto Girardi? No? Sì, assolutamente, la vittoria del Vasto Girardi contro l'Atcli Ternina. Vabbè, se no ne vediamo un altro, intanto vediamo... No, direttore, mi dicono che abbiamo ancora va problemi bene, con la linea. Vediamo allora Annalisa, Cerce Maggiore e Ripalimosani. Sì, Cerce Maggiore e Ripalimosani, match terminato con il risultato di 1-1 e qui abbiamo il nostro inviato Antonio Di Monaco. Un punto ciascuno che non soddisfa nessuno. Quercus, Cerce Maggiore e Ripalimosani si dividono la posta in pali e fanno un passettino avanti in classifica con il Ripalimosani che deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. Ed è proprio la squadra di Marruna ad interpretare meglio il match e a rendersi maggiormente pericolosa prima con Di Frocia, che non riesce a piazzare il diagonale dalla sinistra saltando i riflessi di Granata al 15°. 5 minuti dopo è storto a provarci dalla distanza, ma Granata devia plasticamente in angolo. Ripalimosani intensifica gli sforzi e stavolta la traversa a fermare il tentativo aereo di Pasquale, quando corre il minuto 25. Sul finire del primo tempo il Quercus cresce, il 45esimo Palletta si trova sul piede la pala del vantaggio, ma spara incredibilmente sulla traversa a botta sicura. Nella ripresa i ritmi calano, ma al 25esimo Peppero e Ripalimosani a trovare la giocata vincente, con Capitan Bentivoglio abile a trovare una selva di gambe il perdugio giusto per infilare Granata. 1-0 e Ripa che può sperare nel colpaccio. 2 minuti dopo è storta a sfiorare il raddoppio, ma la palla sorvola di poco la traversa. Al 32esimo il Quercus prova a scuotersi con Nardacchione che dalla distanza impegna Rosso di Vita in una respinta non facilissima.
Qualche minuto dopo, Storto, da poco sostituito, si fa espellere dalla panchina per proteste. Incomprensibile quanto è inutile l'atteggiamento del calciatore ripese. Un segno premonitore per la squadra di Marrone, che smarrisce progressivamente cattiveria e lucidità, e al 42esimo subisce il pari ad opera di Lombardi, che, udite udite, di testa sfrutta la punizione di Zurlo e mette alle spalle di Rosso di Vita per l'1-1. Il Ripali Mosani resta anche in 10 per l'espulsione di Bentivoglio per doppia ammonizione e prova a rendersi pericoloso con Russo dalla distanza, ma Granata si fa trovare ancora pronto e sigilla l'1-1 finale. Un punto che sta di brodino per entrambe, con il Ripa che rimane nei bassi fondi della classifica e il Quercus che non riesce ad avvicinarsi ai quartieri nobili, ma la strada per entrambe è ancora lunga e difficile. Va bene, allora questo è il servizio. Allora, visto che credo che abbiamo veramente problemi per i servizi Vasto Girardi Gliternina e Macchia di Senna San Martino, io chiederei, almeno Rosanna Esposito prima mi rispondeva, Rosanna, comunque insomma tu l'hai vista questa partita, Vasto Girardi, è stata meritata la vittoria? Allora, un primo tempo veramente alla camomilla, però sicuramente il Vasto Girardi ha meritato la vittoria, quando insomma se questa sera o comunque domani sicuramente riusciremo a vedere questo servizio, molte occasioni da parte del Vasto Girardi, qualche tentativo da parte della Gliternina che non è andato a buon fine. A fine partita c'è anche da dire che mister Ponzanesi era molto rammaricato per questa sconfitta, infatti non ci ha nemmeno rilasciato le rituali interviste del post gara, probabilmente perché non so, lui ci ha detto parlate con l'arbitro, quindi magari qualche contestazione col direttore di gara, però assolutamente per quello che abbiamo visto e che potrete vedere il Vasto Girardi ha meritato la vittoria. Va bene, però mi dicono, vedete com'è bella veramente la diretta, mettiamola così, così ci facciamo un'altra bella risata, vero Annalisa? E ce l'abbiamo il servizio, vediamo Vasto Girardi Gliternina. Bene. Al di tella di Vasto Girardi, i padroni di casa battono per 1-0 la Gliternina di mister Ponzanesi. La partita stenta a decollare, tanto che nella prima mezz'ora di gioco l'unico episodio che annotiamo è questo colpo di testa di Caserta che finisce alto. Arrivati al 32esimo da calcio piazzato ci prova Micone per il Vasto Girardi, ma la palla è di poco a lato. Al 38esimo occasione per gli ospiti dall'angolo, ma Gabrielli sfiora solo il vantaggio. Senza troppe emozioni termina dunque la prima frazione di gioco. Alla ripresa ritroviamo i gialloblu con un calcio piazzato di Patriarca, ma un difensore salva. All'ottavo ecco Gabrielli per i Basso Molisani con un tiro sbilengo che manda abbondantemente a lato. Immediata è la risposta di casa con Nerone che sfiora la traversa. Arriviamo al quarto d'ora, contestabile, sfrutta la respinta del portiere e tenta una rovesciata con cui non inquadra lo specchio. Insiste il Vasto Girardi, al 17esimo l'occasione più ghiotta è sui piedi di Scampamorte, ma la sfera impatta sulla traversa. Arriviamo al 26esimo e assistiamo alla conclusione di Gabrielli di pochissimo fuori. Al 28esimo ancora gialloblu con la bella conclusione di De Gregorio, ma Melfi para. Alla mezz'ora si alzano le proteste di casa per questo fallo proprio su Contestabile, che giudica tutto regolare il signor Barbiero di Campobasso. Al 34esimo l'episodio che sblocca il risultato. Amicone da calcio piazzato si dimostra ancora una volta decisivo e porta in vantaggio i suoi. Al 39esimo ritroviamo ancora il capitano dei gialloblu da calcio piazzato, ma questa volta trova la traversa. Non accadrà più nulla fino alla fine. In una gara non brillante da ambo le parti, il Vasto Girardi dà qualcosa in più e porta a casa i 3 punti, tornando così alla vittoria dopo la battuta d'arresto dello scorso turno. La Gliternina, dal canto suo, continua tra alti e bassi con qualcosa da rivedere. Il servizio, adesso vediamo anche la pagella. Sì, quella della Gliternina. La pagella, in collaborazione con... Nuova Gliternia, meta di pellegrinaggio all'antico santuario della Madonna Grande. Produzione ortofrutticola e vinicola, con vini locali nel mercato mondiale. Masserie e agrivillaggi per relax nella natura. Me-
Melfi 6, Aceto 5, La Fratta 5, Menco 5, Longo 5, Ferrara 5,5, Grazia Plena 5,5, Divito 5, Gabrielli 5,5, Aurelio 6, Ferrari 5 ed entrato Bertone con 5. Allora, non so se faremo in tempo a farvi vedere anche il servizio tra Macchia di Sernia e San Martino. Ha vinto il Macchia di Sernia 3-1. Intanto, proprio possiamo per... Sì, vediamo le pagelle anche per questioni di sponsor. Vediamo le pagelle di questa partita. Partiamo da quella del Macchia. La pagella, in collaborazione con... Assicurazioni Generali Lloyd Italico. Agente generale Mario Mariani. Via 24 Maggio, Isernia. Info 0865 41 34 66. Miele Simone 6,5, Cerasuolo 6,5, Cifelli 7, Miele Angelo 6,5, Caranci 7, De Vito 6,5, Inno 7,5, Antinone 7, Paduano 7, Giordano 7, Castaldi 6,5 ed è entrato Del Riccio con 6,5, Bianco 6 e Di Pilla senza voto. Ed ora possiamo passare anche alla pagella del Real San Martino. La pagella, in collaborazione con Solution System, assistenza tecnica specializzata su apparecchiature elettroniche da ufficio. Via Asia, Termoli, telefono 0875 46 21 21, pronto intervento 338 49 79 054. Sassano 5,5, Ceglia 5, Bevilacqua 5,5, Antonacci 5,5, Rocco 5, Cocchianella 5, Dimonte anche 5, Caterino 5,5, Gaspari 5, Abiuso 6, Impicciatore 6 ed entrato Pipino ed Esposito con 5. Va bene, queste erano le due pagelle, poi il servizio naturalmente se non ce la facciamo stasera lo vedrete domani durante il nostro TG Sport alle ore 14:30. Poi alle ore 20 e alle ore 23:30 gli orari canonici del TG Sport su Telemolise. Allora Gianni, abbiamo fatto in tempo a recuperare anche un episodio di questa partita tra Vasto Girardi e Cliternina. Sì, perché il Vasto Girardi, maglia gialla, ha chiesto un calcio di rigore. Allora andiamo, ecco, questo è l'episodio che si è svolto nell'area di rigore della Cliternina. Andiamo subito al rallentatore, il giocatore in possesso palla è contestabile che viene toccato da dietro da un difensore della Cliternina. Dico subito che il direttore di gara è Barbiero di Campobasso, che ha ritenuto di non concedere il calcio di rigore, anzi vedete come fa cenno in maniera eloquente al giocatore in maglia gialla di rialzarsi immediatamente da terra. Non me lo vuoi far rivedere un attimo, se vai un attimo dietro? Allora, questo è il contatto. Vado al rallentatore. Partiamo da Pino Somma nella nostra redazione di Termoli. Pino? Ma a velocità rallentata mi sembra calcio di rigore. A velocità rallentata, calcio di rigore. Hai riconosciuto anche chi era il difensore della Cliternina? Mi sembra Longo, dovrebbe essere Longo. Quindi per Pino Somma ci poteva essere il calcio di rigore. Andiamo a Davide Teti. Ma sembra che, se non mi sbaglio, tira un po'... Forse lo tiene e poi dà anche un colpo dietro, insomma ci poteva anche stare. Ci poteva stare? A velocità così rallentata sembra di sì. Ci poteva stare secondo te. Sì, Antonio? Sì. Lo vedo rigore, sì, perché comunque lo tira da dietro, ci sta. Laura? Forse sì. Forse ci poteva stare rigore. Annalisa? Secondo me c'è tutto. È rigore. Sì. Rosanna Esposito, tu dal vivo, che sei stata a Vasto Girardi, che impressione hai avuto? Sì, già dal campo l'impressione era che ci fosse il rigore, però non ha battuto ciglio Barbiero e ha lasciato proseguire, come si vede nelle immagini. Va bene, grazie per questo contributo, grazie anche alla regia per questa situazione di carattere scenografico. E allora, allora Rosanna, ti ringrazio. È stata una partecipazione sofferta questa sera, però insomma voi c'eravate
è stato soltanto un problema di carattere tecnico, perché era saltato in sostanza il ponte che collega la redazione di Isernia con la nostra redazione. Va bene e naturalmente ci vedremo domenica prossima. Sì. Certo, direttore, qui con me fino a pochi minuti fa c'era anche Michele Di Giacomo, che lascia i suoi saluti, però adesso è andato via. Va bene, ci vedremo domenica prossima, non è dipeso chiaramente dalla nostra volontà e abbiamo veramente centinaia di testimoni. Pino Somma, quindi tra poco, adesso dopo la pubblicità, vedremo un servizio di calcio a 5 di Serie B, la sconfitta dell'Isernia contro il Rutigliano. E poi torneremo da te, così ci parlerai più diffusamente di questa situazione molto confusa del Termoli Calcio. Certamente, abbiamo messo in piedi anche la parte finale di questa trasmissione, non solo con i servizi, approfondiremo anche l'audio con il presidente Cesare per quanto riguarda la mega intervista di questo pomeriggio, lo sfogo del presidente, però analizzeremo anche un passaggio importante, uno di quelli fondamentali del periodo estivo, la creazione del gruppo Gente di Mare, quella che praticamente ha dato il sostegno morale e parte economico all'attuale società del Termoli Calcio per l'iscrizione al campionato nazionale dilettanti. Alessandro Petrella, il massimo responsabile di questa associazione, sarà con noi fra qualche minuto, quindi spazio alla redazione di Termoli, un grazie anche per chi si è attivato dalla nostra redazione per mettere in piedi questa parte finale del programma. Va bene, e allora vedete, voi che siete qui in studio, sia Davide Teti, ma gli altri, vabbè, sono tutti di Telemolise, Antonio Rossi e Laura Palladino, sicuramente potrete testimoniare che abbiamo non una squadra, noi abbiamo uno squadrone, perché veramente cambiare situazione finale nel corso di una trasmissione, con quello che tutto quello che è capitato questo pomeriggio, non è facile. Quindi grande merito a Pino Somma, ad Alessandro Nardella, al papà Amedeo, per essere riusciti ad allestire tra pochissimo, dopo la pubblicità, una seconda parte che non era prevista. C'è anche qualche psicopatico, perché lo devo dire, che siccome io dico spesso che i migliori che ci sono sul mercato a livello di collaboratori, qualche psicopatico conosciuto anche nel Molise, che in sostanza ha lanciato qualche frecciatina. Noi diciamo che abbiamo non solo i migliori, ma tutto quello che promettiamo a questi ragazzi che ci aiutano la domenica, noi glielo diamo ogni mese puntualmente. Si tratta di un piccolo rimborso, ma lo diamo a tutti. E quindi voglio dire, siamo orgogliosi reciprocamente di stare insieme. Noi di averli, questi ragazzi che collaborano con noi sia a livello di giornalistico che tecnico, e loro sono contenti di starci qui, contrariamente a quanto può pensare qualche psicopatico che probabilmente dovrebbe farsi curare seriamente, secondo me. Però vabbè, lo dovevo dire e l'ho detto, perché io una cosa, insomma, è difficile, non me la so tenere. Se questa trasmissione ha successo è proprio perché non c'è grande differenza da come siamo nella vita privata e da come appariamo invece in televisione. Io vi ringrazio, Davide Teti, cioè adesso c'è l'impegno quasi dopodomani. Sì. A Recanati, peccato che è successo, dico peccato sportivamente parlando, perché era una partita che nei primi 25 minuti aveva visto solo il campo basso lì. Sì, eravamo partiti benissimo, avevamo avuto già un gol salvato sulla linea, tre calci d'angolo in un quarto d'ora. Non ti nascondo che la Recanatese, al momento dell'accaduto di Matteo, ci ha chiesto di sospendere, erano favorevolissimi a sospendere la partita, perché comunque erano in difficoltà. Adesso loro venivano da due sconfitte, adesso hanno vinto a Celano, quindi comunque magari anche a livello mentale un po' si sono ripresi, però andiamo a Recanati, ho cercato di fare la nostra partita e riprenderci dall'ultima prestazione. Magari questi punti, bravo, questa è la cosa più importante. Antonio Rossi, in bocca al lupo alla SD Sanniti. Crepi. So che siete una società seria, gestita da persone serie, e quindi insomma potete avere soltanto successo. Grazie. E grazie a Laura Palladino, che ha deciso di fermarsi insieme a noi. Laura, è ancora presto, perché i pettorali li metterete a disposizione dopo il 30 ottobre. Esatto. Però insomma ricordiamolo questo appuntamento,
questi 55 anni, questa 41esima edizione della Su e Giù. Sì, quindi invito tutti innanzitutto alla Su e Giù il 9 novembre e sabato prossimo ci sarà la presentazione della Su e Giù alle 17.30. Grazie Antonio. No, grazie a te. Hai vissuto una bella puntata. Sì, è vero. Hai visto di persona, de visu, come dicevano i latini, che cosa significa essere in diretta. Allora, mi dicono che possiamo vedere anche i due minuti del servizio del Macchia di Isernia, vediamo. All'antistadio del Mario Lancellotta di Isernia si disputa il match tra la rivelazione di questo campionato, il Macchia di Isernia, contro gli azzurri di Mister Tanga del Real San Martino. Sfida tra due squadre che navigano nelle zone alte della classifica della promozione. A dirigere l'incontro è il signor Gioviani della sezione di Termoli, assistito da Testa e Iocca. Ma andiamo alla cronaca del match. Partita che si apre con il primo tentativo del Real San Martino. Errore difensivo del Macchia, ne approfitta Gaspari che però manda fuori. Al 14esimo il Macchia si porta in vantaggio. Giordano per Paduano che trova benissimo Inno che con un tiro chirurgico fredda Sassano per l'1-0 ora. Al 30esimo fallo di Giordano, il direttore di gara fa confusione con i cartellini, estrae prima il giallo e poi il rosso, però poi si ravvede e fa proseguire il gioco. Al 36esimo ci prova impicciatore, ma Simone Miele para in due tempi. Un minuto dopo risponde Castaldi per il Macchia, ma spedisce al lato del palo. Al 40esimo il San Martino si rimette in carreggiata, punizione di Abiuso che colpisce la barriera, ma sulla ribattuta prova di nuovo il tiro e insacca la rete dell'1-1. Così terminano i primi 45 minuti di gioco e con le magie di Giancarlo Bustelli diamo il via alla seconda frazione di gioco. A sesto ci prova Di Monte con un gran tiro che sfiora di pochissimo l'incrocio. 17esimo minuto con Del Riccio che però manda alto sulla traversa. Al 27esimo sempre gli Orange, cross di Civelli per la testa di Cerasuolo che però non inquadra lo specchio della porta. E al 35esimo ancora il Macchia con Angelo Miele che col sinistro sfiora di pochissimo il palo, ma giusto 30 secondi dopo Bevilacqua nel tentativo di allontanare la sfera la tocca involontariamente con le mani, ma per il direttore di gara è massima punizione. Sul dischetto si presenta Inno che realizza la sua doppietta personale. E al 42esimo gli Orange chiudono i giochi con il super gol di Ferdinando Giordano che mette una ipoteca sul match che termina così. Macchia che vola 12 punti e continua la sua striscia positiva. Real San Martino che si è comportato bene ma non riesce a portare i 3 punti a casa. Sono contento perché alla fine abbiamo mostrato anche questo servizio, perché so che ci sono tantissimi telespettatori, ci sono un po' da tutte le parti, però insomma ci tenevo che anche gli amici di Macchia di Isernia e di San Martino in Penselis seguissero le sorti della loro squadra. Allora, grazie a tutti, lanciamo questo servizio, Annalisa. Sì, quello del calcio 5 di Serie B, Isernia Rutigliano. Per me è stato un piacere infinito stasera. Piacere mio, direttore, infinito. Mi sono divertita molto e spero che anche ai nostri telespettatori da casa riusciamo a trasmettere qualcosa di bello e riusciamo a fargli compagnia. Noi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre alle 18, ricordo la corsa che la Su e Giù di cui vi parlava Laura. Alla quale tu l'anno scorso hai promesso a Laura che ci saresti andata. Direttore, è capitato di domenica. Perché non ci viene. Laura, è capitato di domenica. Fatela di giovedì, così lei viene. Veniamo sia io che il direttore. Dice, perché eravamo d'accordo in 6.000, però non c'era Annalisa, allora la spostiamo al giovedì. In mezzo alla settimana, intrasettimanale, noi vi lasciamo. È alternativa. Con il servizio vi auguriamo. Sì, direttore. Procede lei? No. Vi auguriamo una buona domenica e vi salutiamo io e il direttore. Appuntamento alle 18 e vi lasciamo, mi raccomando, con Pino Somma che vi terrà compagnia per un altro po'. Buona serata. Dopo la pesante sconfitta nel derby di Venafro, l'Isernia Calcio a 5 ritorna a giocare nel proprio palazzetto per affrontare la Virtus Rutigliano, reduce dal trionfo a tavolino contro il Barletta dopo aver vinto il ricorso. La direzione dell'incontro è affidata al trio composto dai signori La Rovere, Maggio e Del Rosso. I primi a farsi sotto sono gli ospiti con la conclusione di Rotondo, sulla quale Da Lauro risponde presente. L'Isernia ci prova invece con Laurenza, ma Sibilla si accartoccia e devia in angolo. Il Rutigliano passa in vantaggio dopo 10 minuti, con Paolo Rotondo che batte Da Lauro per l'1-0. Qualche minuto dopo
e Andrea Rotondo a raddoppiare. Approfitta della dormita difensiva dell'Isernia e sigla il 2-0. È notte fonda per i padroni di casa, che incassano anche la rete del Tris con la doppietta personale di Paolo Rotondo. Tuttavia, gli uomini di Mister Cataneo riescono ad accorciare le distanze con il gol di Daniele Melise. Ma neanche il tempo di esultare, che arriva il poker ospite con la marcatura di Andrea Rotondo che ristabilisce le distanze tra i due schieramenti. Sul finire della prima frazione di gioco c'è tempo anche per la realizzazione del 4-2 con Gianni Iacovino che batte di tacco il portiere avversario, archiviando così i primi 20 minuti effettivi. Nella ripresa la Virtus si rifà sotto. Sull'assist di Le Monache, Sciannamblo, a Da Lauro battuto, colpisce in pieno il palo. Sul successivo capovolgimento di fronte, i biancocelesti riducono ulteriormente le distanze. Sul corner di Mancini, Melise segna il punto del 4-3. Non trascorre neanche un minuto e il rutigliano si rimette subito a debita distanza, con la tripletta personale di Andrea Rotondo, che fissa il parziale sul 5-3. I pugliesi continuano a spingere sull'acceleratore, trovando così anche la sesta marcatura. Questa volta a realizzare è Sciannamblo, che con un destro chirurgico dalla distanza batte Da Lauro. Ma il calvario dell'Isernia non è ancora finito. Andrea Rotondo si ritrova tu per tu con il portiere avversario e porta a 7 i gol per la sua squadra. Come nel derby di Venafro, Mister Cataneo tenta l'assalto finale con il portiere di movimento. Il tentativo di Laurenza viene ben parato da Sibilla, il quale non può nulla qualche secondo dopo sulla rete del 7-4 del capitano degli Carpini. Si chiude così il match, seconda sconfitta consecutiva per l'Isernia, che è attesa da un duro impegno sabato prossimo in casa del Putignano. D'altra parte, la Virtus Rutigliano, come dichiarato da Mister Masi, si rilancia verso gli alti vertici della classifica. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La stagione M2 inizia alla grande. Offerte lancio entro il 30 settembre. Sconti per nuclei familiari, nuove attività di fitness e nuove forme di abbonamento. Tutto ciò che immagini e anche di più. Domenica Sport. Dal seme al raccolto, Aurora SRL. Competenza, esperienza, innovazione in agricoltura. Aururi. Silvano Ciccarella, lavorazione articoli rame, ottone, arte sacra, premiazioni, articoli promozionali. A Boiano, info silvanoc@tiscali.it. La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino. Preventivi e consulenza tecnica gratuiti in fase progettuale telefonando al numero 0874 46 11 81. Prefabbricati Tappino. Zona industriale Toro. Un'esperienza pluriennale. Al vostro servizio. Pizzeria da Libero, a Busso, in via Manzoni. Pizzeria con forno a legna. Prenotazioni 0874 44 72 16. Ferentinum Club. Corsi di mini basket, scuola calcio, ginnastica ritmico sportiva, mini volley, ginnastica per adulti e terza età, corsi di ballo, zumba, caraibici, palazzetto dello sport, nuova comunità Ferrazzano. Le ricette di Casa Mia con Galbanino presentano Timballo alla siciliana. Sapete quante donne ho fatto innamorare con il mio timballo? Il trucco per farlo come si deve è usare il Galbanino. E tu, come lo fai il timballo? Vai su galbani.it e partecipa al concorso di Galbanino. Scopri Galbacotto. Il prosciutto cotto al vapore per 15 ore. La fetta golosa, dolce e naturale che piace a tutti. Galbacotto, il buonissimo al vapore di Galbani. Prova anche tutti gli altri salumi Galbani. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La stagione M2 inizia alla grande. Offerte lancio entro il 30 settembre. Sconti per nuclei familiari, nuove attività di fitness e nuove forme di abbonamento. Tutto ciò che immagini e anche di più. No,
Buonasera di nuovo a tutti, ricollegati dalla redazione di Termoli. Anticipiamo un po' quello che è lo spazio a noi dedicato ogni domenica, ogni ultima domenica del mese. L'abbiamo scambiato questa settimana con gli amici di Isernia, giornata importante, rilevante in casa Termoli Calcio per quello che è successo alla fine nel post gara del confronto perso, quinta sconfitta stagionale dalla formazione giallorossa che ha ceduto le armi in casa al Fano, che è passato al Gino Cannarsa per 2-1. Termoli, Gino Cannarsa che diventa terra di conquista. C'è stato il patatrac finale con la contestazione messa in piedi da pubblico, tifosi, supporter della curva giallorossa nei riguardi della società. È stato chiamato in causa Nicola Cesare, il presidente del Termoli, che a fine gara ha avuto una lunga discussione pacifica, serena, ma è stata una discussione verbale con una parte della tifoseria. Abbiamo fatto già luce su questo con l'intervista rilasciata a caldo, anche se a mente serena, dal presidente del Termoli Calcio, che ha confermato le sue dimissioni irrevocabili. Da qui a 3 giorni ci sarà il futuro del Termoli Calcio, ne parliamo in studio. Tra l'altro lo ringraziamo perché l'abbiamo contattato proprio qualche minuto prima di essere qui con noi, ci ha raggiunto tranquillamente Alessandro Petrella, presidente dell'associazione sportiva Gente di Mare. Buonasera presidente. Buonasera a tutti. Che cos'è Gente di Mare e che ruolo ha nel Termoli Calcio? Ma Gente di Mare è nata quest'estate, insomma, cercando di dare uno sfono alla città, al tessuto sociale, imprenditoriale, per dare una mano in quel momento dove la situazione era abbastanza critica. Come sappiamo tutti, il Termoli ha rischiato di non partecipare a questo campionato di Serie D, quindi noi siamo nati in quel momento per cercare di dar forza e una continuità a quel progetto nato 3 anni fa. Ma tengo a precisare che questa è un'associazione libera, è un'associazione che non ha nulla a che vedere con la società del Termoli Calcio. Siamo semplicemente all'esterno della società, vigiliamo che tutto, insomma, vada per il meglio e siamo a tutela del nome della città soprattutto. Voi lavorate anche sul fattore psicologico, emotivo, su quello da sprono soprattutto per chi si vuole avvicinare verso questa società, per chi vuol dare e può dare anche una minima parte in termine economico? Sì, sicuramente siamo nati per quello. Noi abbiamo circa 40 associati, abbiamo fatto una campagna abbonamenti che la società, e la ringraziamo, insomma, si è fidata di far gestire a noi la campagna abbonamenti. Abbiamo avuto un ottimo risultato come piazze importanti come Macerata e altre piazze di questa categoria. Insomma, abbiamo avuto un buon riscontro con gli abbonamenti. Cercheremo di continuare a spronare il territorio, ma sicuramente la situazione è difficile, soprattutto nella posizione di classifica che occupiamo ora. Diventa veramente difficile cercare gente che inizia a darci una mano, ma continueremo fiduciosi, questo è poco ma sicuro. Che cosa è successo? Entriamo così nel cuore della vicenda. A fine gara c'è stato questo faccia a faccia, qualcuno ha chiamato Cesare a fine gara, lui scortato anche dalle forze dell'ordine si è avvicinato a tanti tifosi, ha colloquiato con loro, poi alla fine però al rientro nel Gino Cannarsa ha nominato Gente di Mare. Che è successo? Ha nominato Gente di Mare. Io voglio stigmatizzare quello che è successo a fine partita. Sicuramente la tensione e la delusione da parte dei tifosi, tra cui io sono il primo, da parte dell'associazione e sicuramente anche da parte di Nicola Cesare, che appunto non so se chiamare presidente o meno, visto che mi stai dicendo che si è dimesso, quindi diciamo il presidente dimissionario. Quindi la delusione c'era da parte di tutti. Abbiamo semplicemente avuto uno scherzo verbale dove e niente di che, insomma, noi in quello scherzo verbale ho semplicemente voluto ribadire a Nicola Cesare che dobbiamo cercare di rialzare la testa, per rialzare la testa dobbiamo cercare di non disunirci, per non disunirci dobbiamo cercare di parlare con tutti. Quando dico di parlare con tutti, dobbiamo capire chi ha le reali intenzioni di subentrare al suo posto, di affiancarlo in questa avventura. Ci sono tante opzioni che si stanno vagliando e che stanno uscendo fuori in questi giorni, ma che ripeto, noi nei fatti non sappiamo nulla, sappiamo quello che viene detto alla stampa e auspichiamo, ed è quello che ho detto al presidente dimissionario, che queste trattative vadano in porto, né più e né meno, insomma. Qualcuno ha già sentito più vivamente, più da vicino Nicola Cesare, oltre a quello che ha ribadito e ha detto a noi in TV a microfoni aperti. Morale da favola questo Nicola Cesare, questo presidente che per tanti anni
in 3 anni. Poi tra l'altro lui si è avvicentato come presidente del Termoli il 1° novembre del 2011, sono stati 3 anni fantastici, lo possiamo dire, io lo dico anche a mo' di termolese, 3 anni fantastici dove il presidente ha preso questa squadra che era seconda in classifica alle spalle della Turris di Santa Croce Magliano, ha rifatto praticamente la squadra, il primo innesto è stato Vittorio Esposito, ha vinto il campionato in una volata incredibile, si è affermato in campo nazionale con le semifinali della Coppa Italia Nazionale, cosa in cui il Termoli nel suo passato non c'era mai arrivato, il primo anno secondo in classifica nel campionato di Serie D, avrebbe meritato anche il primo posto, su una squadra che poi tra l'altro non si è iscritta in estate, la San Benettese, lo scorso anno per un disastroso punto è arrivato terzo in graduatoria, adesso sembra svanire tutto. Perché sta succedendo questo, Alessandro? Hai detto tutto bene, Pino, non ci sarebbe da dire altro, se non che noi ringraziamo tutto quello che è stato fatto, ricordiamo quel campionato di eccellenza che forse non avremmo mai vinto se lui insomma non avesse preso la società in mano. I 2 anni, gli ultimi 2 anni di Serie D sono sotto gli occhi di tutti, cioè il primo anno praticamente noi siamo andati in Serie C, la San Benettese non si è iscritta e in altri anni noi saremmo stati in Serie C, poi con le nuove regole del calcio abbiamo dovuto fare quei disastrosi playoff. L'anno scorso anche bel campionato, quest'anno sta succedendo quello che a Termoli sappiamo tutti. Nicola Cesare dice di non farcela più, avrà i suoi buoni motivi, io non sono nessuno, ma nessuno di Termoli può dire cosa spinge Nicola Cesare ad oggi ad affermare che non ce la fa più. Avrà i suoi buoni motivi, sicuramente quello che accade a Termoli da anni è che purtroppo abbiamo un tessuto imprenditoriale che non risponde all'interno della squadra di calcio. Questa è una verità che ci dobbiamo dire, ce la dobbiamo dire da tempo, da anni. Abbiamo un nucleo industriale che sicuramente ha delle difficoltà economiche che tutti conosciamo, ma questa è una storia che il Termoli forse doveva risolvere tanti anni fa, quando grandi insediamenti come la Fiat sono arrivati all'interno del nucleo industriale termolese e nessuno, per esempio, è riuscito mai a inserire un gruppo così importante all'interno di una squadra di calcio. Quindi queste sono purtroppo cose avvenute tanti anni fa che ci hanno fatto andare sempre avanti con stagioni altalenanti, stagioni improvvisate. In questi 3 anni si è cercato di programmare, ma ripeto, Nicola Cesare dice di non farcela più. Adesso perché dice di non farcela più non lo possiamo dire, non lo sappiamo, avrà i suoi buoni motivi. Un tessuto imprenditoriale termolese sappiamo non esserci, o almeno noi non lo conosciamo, lo abbiamo cercato ma sembra non esserci. Speriamo, confidiamo in queste trattative che sembra in questi giorni dovrebbero andare a termine, speriamo che insomma qualcuno si faccia carico del Termoli Calcio, sicuramente dispiace che chiunque si faccia carico del Termoli Calcio sarà qualcuno che è di fuori, questo dispiace, lo dico con il cuore in mano, perché vedere per esempio 80 km di qui una città come Campobasso che sembra che tutti quanti si stringono intorno alla città, forse perché è il capoluogo, e a Termoli abbiamo difficoltà a stringere imprenditori locali intorno alla squadra di calcio, né più e né meno. Poi ripeto, l'unica cosa, se mi permetti Pino, vai, che rimprovero al presidente dimissionario, ma glielo dico in amicizia, che forse è ora, appunto se non ce la fa, di mollare il più presto possibile, altrimenti sarà lui che insomma con la sua immagine e la sua persona ci rimetterà per primo, né più e né meno, perché insomma la persona che oggi viene criticata è sicuramente lui. E lui difatti ha mollato, difatti oggi ha confermato che martedì, massimo mercoledì, riconsegnerà la squadra, porterà avanti fino a fine mese soltanto le trasferte, le garantirà lui e poi praticamente lascerà tutto, praticamente come 3 anni fa quando ha preso la squadra, a distanza di 3 anni lascerà la squadra. Cosa succederà questa settimana? Si è parlato di imprenditori che arrivano da fuori, da Bologna, che potrebbero prendere in mano questa società, portarla avanti, oppure sarà il baratro? Secondo te, Alessandro, presidente dell'Associazione Gente di Mara, è il baratro in casa Termoli o il futuro sta per voltare pagina? Oppure, terza ipotesi, c'è qualcuno nella cittadina adriatica capace di prendere in mano questo giocattolo, perché è il giocattolo di tutti i tifosi termolesi, e portarlo avanti da quella fine del campionato, cercando di arrivare a quell'obiettivo che si chiama permanenza in Serie D? Pino, io spero che le cose vadano bene, spero che qualcuno subentri, spero che il Termoli risalga e spero che il Termoli arrivi anche ai playoff. Questo mi viene da dire, ma sarebbe veramente un'utopia.
Ad oggi spero semplicemente che il presidente di Missionario Nicola Cesare riesca a trovare un'intesa con questi nuovi soci e si vada avanti e si cerca di salvare la categoria, perché la categoria per una città come Termoli è importantissima, veramente importantissima. E io faccio di nuovo un appello, come ho fatto a giugno e a luglio, che al di là di questi imprenditori che vengono da fuori, se ci sono delle forze imprenditoriali del tessuto termolese, che si facciano avanti, ovviamente non con noi che siamo semplicemente da sprono, ma si facciano avanti con l'attuale società, né più né meno. Oggi al Cannarsa, dove io oramai vivo da tanti anni, ho seguito sempre le partite del Termoli Calcio, le ho commentate, dobbiamo dare un plauso anche ai tifosi del Termoli, sempre vicini a questa squadra, anche vicini alla società. Tifosi che hanno incitato i ragazzi in campo, anche quando erano sotto i 2-0, li hanno aiutati sul piano morale a far la loro figura, a cercare di dare sempre il massimo, alla fine però ovviamente se la sono presi con la società. Secondo te, Alessandro, c'è a Termoli qualcuno capace nel dopo Cesare di portare avanti il discorso calcistico? Attualmente io non saprei chi c'è, non ho nomi. Ripeto, spero che vadano in porto queste trattative. E come hai detto tu, Pino, chiunque subentri nel Termoli Calcio, una cosa sicura la sa, che c'è veramente quella curva che hai menzionato tu, che è veramente fantastica, di cui mi elogio di far parte. Veramente una curva che non molla mai. Ha incitato questa squadra ormai da sempre, sono 2 anni in Serie D che gira l'Italia ovunque e anche oggi lo ha dimostrato. Ha fatto una contestazione anche molto intelligente, secondo me, ma sui gradoni per 90 minuti questi ragazzi, me compreso, hanno sempre incitato la squadra e lo continueranno a fare sicuramente, anche se rimane lì fermo a 2 punti, questo è poco ma sicuro. E credo che ovviamente i giocatori del Termoli non possano lamentarsi. Battuta, veramente battuta finale, siamo molisani. Alessandro, via Boiano è stata intrapresa dal Termoli o no? No, assolutamente no. Penso e spero assolutamente no. Penso che a Boiano c'è una situazione veramente diversa. Io penso che qui si può fare ancora bene. Ripeto, è importante mantenere la categoria. La Termoli città lo deve capire, i tifosi lo devono capire e chi ha intenzione veramente di intraprendere questa avventura deve farsi forza, perché una piazza come Termoli, secondo me, tranquillamente merita la Lega Pro. Ringraziamo Alessandro Petrella, la battuta finale era sul via Boiano, sul fatto che lo scorso anno il Boiano ha terminato in anticipo il campionato, poi è stata estromessa tutti i campionati, anche quelli regionali, è dovuto ripartire dalla terza categoria, adesso si è iscritto al campionato di prima. Ovviamente quella è la voce che rincorrevano oggi tanti tifosi sugli spalti del Gino Cannarsa. Ahimè, speriamo che questo non succederà. Con la speranza, incrociando le dita, nella speranza che il Termoli possa continuare anche magari senza Nicola Cesare o magari con lo stesso presidente, ringraziamo Alessandro Petrella, presidente dell'associazione Gente di Mare, molto vicina alle sorti del Termoli Calcio. Ringrazio la parte tecnica di Telemolise, della redazione di Termoli, Alessandro e Emanuele Nardella, che hanno messo in piedi in fretta e in furia questo spazio a mia disposizione. Da Pino Somma un grazie e un buon proseguimento con i programmi di Telemolise.